Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo appuntamento dei Saloni dell'Orientamento di Modena. E con qualcuno magari ci siamo già visti la settimana scorsa. Chiedo scusa se ci ripetiamo, io sono Daniela Soci del Comune di Modena, che è diciamo, qui anche in veste di responsabile del piano per conto della provincia, del territorio insomma, di Modena, delle operazioni orientative per il successo formativo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite Fondo Sociale Europeo e grazie alle quali abbiamo dato vita a un progetto che abbiamo chiamato POST, Percorso di Orientamento Scolastico Territoriale, che prevede tante azioni, tra cui i saloni dell'orientamento. Come dicevo la volta scorsa, è un progetto che vede una vasta rete di protagonisti, ma non mi soffermo perché poi do la parola a uno alla Fondazione San Filippo Neri, cioè con una Francesca Scalise, che appunto rappresenta la Fondazione, ma racconterà appunto più nel dettaglio di questa rete. E stamattina una mattinata dedicata agli istituti privati, agli enti di formazione professionale, ma anche ad un ulteriore approfondimento grazie alla presenza dell'Informa Giovani su quelli che sono appunto alcuni aspetti da considerare al momento della scelta e quindi insomma è un'altra mattinata densa di appuntamenti. Chi dà un'informazione, chi non ha seguito il salone della sabato scorso ed è intenzionato a rivedere sia l'appuntamento mattutino che è dedicato un po' alle famiglie con l'intervento della Camera di Commercio e del nostro sportello orientamento, così come il salone del pomeriggio dedicato al primo gruppo di scuole secondarie di secondo grado del territorio, lo può rivedere sul canale YouTube di FEM e il link si trova sempre all'interno del sito dei Saloni dell'Orientamento. Corro perché siamo già in ritardo e do la parola a Francesca Scalise della Fondazione San Filippo Neri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo a Giusy gentilmente la condivisione delle tre slide che ho preparato per cercare di essere più efficace e fluida. Quindi, perfetto, grazie mille Giusy. Allora, il Salone dell'Orientamento nasce all'interno di un progetto naturalmente più globale e ampio, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il capofila di questo progetto di orientamento è il Comune di Modena in collaborazione con tanti altri enti, tra cui appunto la Fondazione che qui stamattina rappresento, lo IAL e tutti i comuni della provincia di Modena e la Camera di Commercio. E noi come Fondazione San Filippo Neri abbiamo curato la parte, diciamo così, organizzativa, ma un cenno particolare naturalmente va dato al FEM, che ringrazio sempre perché si è occupato di tutta la parte della digitalizzazione e inoltre ha curato e realizzato anche il sito, che vi invito naturalmente a visitare perché è un ottimo punto di riferimento, soprattutto è esaustivo. Il sito che ormai abbiamo ripetuto tantissime volte, lo trovate anche in questa slide, che è saloniorientamento.fem.digital. All'interno di questo sito è contenuta la panoramica di tutte le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale della nostra provincia e naturalmente sempre attraverso questo sito è possibile iscriversi e partecipare a tutti gli eventi dei saloni dell'orientamento, quindi non solo alle presentazioni delle scuole, perché nel palinsesto dei saloni sono inseriti anche degli appuntamenti che sono degli eventi formativi per le famiglie, in cui sono gestiti naturalmente
da enti, anche dalla Camera di Commercio, in cui si presentano anche le panoramiche, gli sbocchi lavorativi sul nostro territorio. Quindi la presentazione delle scuole, gli eventi formativi per le famiglie, che sono sempre appunto incontri online, e infine su questo sito troverete anche le specifiche per gli open day, perché naturalmente ogni scuola, come tutti gli anni, aprirà le proprie porte virtualmente o in presenza, ogni scuola lo decide da sé, per far conoscere i propri luoghi e la propria offerta didattica e formativa agli studenti. Come diceva Daniela, tutti gli appuntamenti sono anche visionabili, registrati sostanzialmente su un canale YouTube, quindi è possibile accedere a tutti gli eventi del Salone dell'Orientamento e rivederli in modalità registrazione se vi siete persi qualcosa. Ecco, queste sono le informazioni principali. Io naturalmente vi saluto, vi auguro un'ottima mattinata. Il salone continuerà poi nel pomeriggio con la presentazione appunto di altre scuole, e lascio la parola alla mia collega. Bene, allora proseguiamo. La volta scorsa ci siamo lasciati con un incontro a cura della Camera di Commercio, che ha fatto anche un po' una panoramica delle scuole secondarie di secondo grado, citando peraltro la ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli, e di cui proprio di recente è uscita l'ultima edizione proprio freschissima. Oggi approfondiremo ulteriormente questo tema, capendo anche esattamente le possibilità che si aprono dopo la terza media, con Annalita Contatore dell'Informa Giovani di Modena. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Caro saluto a tutti davvero, e grazie all'amministrazione comunale e comune che con il settore servizi educativi ci ha invitato a partecipare a questo salone. Grazie a tutti quelli che collaborano, il FEM in prima battuta per la gestione tecnica anche dell'evento. E in particolare a tutti voi che siete presenti e che con interesse anche nell'evento di sabato scorso partecipate. Sono occasioni veramente importanti per arricchire, per mettere insieme il maggior numero di informazioni possibili ed essere guidati, un po' accompagnati in questo momento così importante nella vita delle ragazze, dei ragazzi e delle famiglie. Chiedo di far partire le slide, per favore. L'obiettivo di questo mio breve intervento è quello di darvi un po' una visione d'insieme del sistema dell'istruzione secondaria superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Emilia-Romagna. Quindi sono certa che tante informazioni le avete già. Concedetemi di fare un po' di ordine cercando di presentarvi quali sono i percorsi possibili, la durata e anche, senza annoiarvi troppo, che cosa prevede la normativa. La legge italiana disciplina e durate, contenuti e anche in questo caso interviene, e ha senso conoscere queste cose per la scelta che andrete a fare. Questo è una breve parentesi, è vero, non stiamo parlando, non stiamo fotografando il sistema scolastico, ma dobbiamo tenere conto di quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, che stabilisce le competenze che i ragazzi e le ragazze devono possedere. Per arrivare ad avere queste competenze devono ovviamente rimanere nel sistema scolastico. L'Italia recepisce attraverso una serie di circolari o leggi questo tipo di indicazioni e mette in campo quello che voi leggete qui, che è l'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, e questo significa che l'istruzione viene considerata obbligatoria
se impartita ed è impartita per almeno 10 anni. Questa mi rendo conto che sono informazioni già note, ma è importante sapere che cosa viene, comunque come vengono accompagnati i nostri ragazzi anche da questo punto di vista. L'obbligo di istruzione è solo un pezzo della proposta. Il tassello successivo è il diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Viene chiamato anche obbligo formativo, ma c'è una corresponsabilità in questo percorso. Quindi, dopo i 16 anni, ovviamente i ragazzi e le ragazze non hanno un titolo. Quindi questa viene disciplinato, introdotto questo obbligo, che posso chiamare così, perché i ragazzi vengono portati al conseguimento così dice proprio l'articolo, al conseguimento di una qualifica triennale, di durata almeno triennale, o a un diploma di quinquennale. Quindi l'obiettivo è quello di evitare abbandoni, evitare la dispersione e fare sì che i ragazzi possano entrare nel mondo del lavoro con delle competenze anche certificate. Vediamo in sintesi, cerco di essere veloce per non appesantirvi. Abbiamo detto obbligo di istruzione obbligatoria per 10 anni all'interno di questo percorso, si consegue, come succederà alla termine di quest'anno scolastico, si consegue la licenza media attraverso l'esame di Stato. Il diritto dovere all'istruzione è il passaggio successivo, e dove posso adempiere, diciamo così, nella scuola attraverso il conseguimento del diploma, nel sistema di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica triennale e con una curvatura verso il mondo del lavoro anche con i contratti di apprendistato, che hanno al loro interno un monte ore particolarmente ricco di formazione che permette, seppur non frequentando quotidianamente un istituto, un ente di formazione, di conseguire una qualifica triennale. Questo è l'unico caso nel quale, seppur giovani, i ragazzi e le ragazze possono entrare nel mercato del lavoro. Questa tabella che vedete ora vi dà un po' il quadro riepilogativo, e quindi i 10 anni noi li contiamo partendo dalla scuola elementare, sommiamo i 3 anni della scuola di primo grado, cioè la scuola media, a questi vanno aggiunti 2 anni che posso fare all'interno di un istituto superiore statale o posso fare anche all'interno della formazione professionale. Ma come abbiamo detto, io mi sbilancio e mi permetto anche di dire che tutto questo sarebbe un po' perso, una formazione persa, se non si andasse poi a proseguire il percorso con il conseguimento del diploma o della qualifica. E che cosa il sistema di istruzione superiore statale propone ai vostri ragazzi? Avete nel salone di sabato già raccolto veramente informazioni utili e interessantissime sulle singole scuole e sul panorama e l'offerta formativa del territorio. Facciamo solo un breve riepilogo. La riforma Gelmini ha riordinato, possiamo dire così, tutti i percorsi formativi precedenti, soprattutto quella grande quantità di sperimentazioni che erano state attivate dalle scuole, e ha portato tutti i percorsi a una durata di 5 anni. Questo vale in particolare per gli istituti professionali, perché non era così. In questo caso ci sono state anche degli interventi trasversali, quindi se leggiamo insieme l'inglese proposto per tutti i percorsi di studio, una disciplina non linguistica insegnata in lingua straniera al 5° anno dei licei, una grande attenzione al tema dell'occupabilità, soprattutto nell'istruzione tecnica e professionale, e questi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che sono l'ex alternanza scuola-lavoro, che già conoscete bene, immagino, nel triennio finale di ogni scuola,
proprio per portare i ragazzi all'interno del mondo del lavoro, all'interno delle aziende, all'interno dei sistemi produttivi, con durate diverse a secondo dei singoli percorsi. Vi do un riferimento che valutate se vi può essere utile. Il Ministero e il link lo vedete sotto, ha messo in linea questa guida che è strutturata molto bene. Se siete curiosi di vedere, di leggerla anche insieme ai ragazzi e alle ragazze, come vedete, ho messo solo un esempio velocissimo, c'è una breve presentazione sintetica e chiara con anche una curvatura con queste domande. Se voi fate caso, si dice l'istituto tecnico in questo caso è adatto a chi, oppure se vuoi applicarti. Quindi c'è un invito a una riflessione, al confronto con le proprie aspirazioni, con i propri interessi e anche con le proprie attitudini. E quindi può essere interessante. Velocissimamente prendiamo in esame questi tre contenitori, chiamiamoli così. Gli istituti professionali che avete sentito presentare anche nei dettagli, sia dei percorsi sia dei piani di studio, avete messo a fuoco, sono visti come, questo parlo di chi ha progettato tutte quelle che sono le proposte didattiche, sono visti come dei laboratori permanenti di ricerca, sono in collegamento diretto con il mercato del mondo del lavoro, le prospettive di occupabilità sono importanti, non viene escluso, e questo è importante, un possibile proseguimento degli studi verso l'università. Quindi sottolineare che i profili in uscita sono pensati per una diretta spendibilità sul mercato del lavoro è importante anche quando si valuta la scelta della scuola. Gli istituti professionali sono articolati in due settori che a loro volta hanno tutti gli indirizzi che vedete elencati qui e che nella parte in grassetto sono comunque presenti nei nostri territori. La ricchezza dell'offerta formativa va ripetuto, è importante qui a Modena e anche in provincia. Istituti tecnici, qui partiamo da una base culturale solida che va, si allinea sempre, sta in equilibrio con una specializzazione tecnico-scientifica. L'obiettivo è l'inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi è un'altra importante possibilità e anche qui l'occhio è sempre rivolto ai profili professionali che sono fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del paese. C'è sempre questa grande attenzione al Made in Italy e a quelle che sono le vocazioni dei territori. Gli istituti tecnici hanno due settori, economico e tecnologico, e la stessa specializzazione, con chiaramente contenuti diversi, che abbiamo visto prima negli istituti professionali. I licei partono da questa ampia, ampia formazione culturale e lavorano tanto sul metodo di studio. Vado molto veloce perché le presentazioni delle scuole vi hanno sicuramente già dato questa informazione generale. Le abilità logico-linguistiche sono quelle fondamentali per poter affrontare la realtà con strumenti critici, con strumenti di analisi, capacità interpretative di giudizio. Ovviamente qui uno dei percorsi più naturali futuri è il proseguimento degli studi, questo è una situazione che conosciamo. I licei, in questo caso, che abbiamo visto anche nell'incontro precedente, sono praticamente tutti presenti nel nostro territorio e hanno questa grande articolazione con una ricchezza di offerta che spazia appunto dal liceo classico, il linguistico, il musicale che abbiamo anche noi, per arrivare a tutti gli indirizzi del liceo artistico. Un passaggio successivo, che è il passaggio al sistema di istruzione e formazione professionale. Questo schema, che forse è
un po' articolato, spero non ingarbugliato, vi dà l'idea di come si accede a questo sistema di istruzione e formazione professionale che la Regione ha coordinato con gli istituti professionali in quello che viene chiamato regime di sussidiarietà, ma non stiamo a entrare nei dettagli. Che cosa succede? Abbiamo detto che c'è la possibilità per assolvere l'obbligo formativo di conseguire una qualifica triennale. Questo significa un percorso più breve che però non permette di conseguire la qualifica, dicevo e mi ripeto, ma anche di arrivare ad avere competenze assolutamente spendibili nel mondo del lavoro. Questi sono percorsi che sono molto legati, forse più degli altri, al sistema produttivo locale, ai distretti produttivi del nostro territorio e quindi sono molto vicini anche a quei ragazzi e a quelle ragazze che vogliono mettersi in gioco anche dal punto di vista pratico, anche dal punto di vista concreto e anche entrare nel mondo del lavoro. Anche dopo soli 3 anni di studio, poi non è escluso che possano continuare. La prima cosa importante che vi faccio notare, poi vediamo quali sono brevemente, è l'accesso. La Regione Emilia-Romagna lo ha stabilito così: se si viene individuato un percorso di qualifica interessante, il primo anno deve essere comunque fatto all'interno di un istituto professionale, ovviamente il più attinente possibile alla qualifica che si è individuata. Però il primo anno viene fatto lì. I 2 anni successivi possono essere fatti all'interno dell'istituto che propone la qualifica per la quale si è interessati, o anche in uno degli enti di formazione del territorio, di enti di formazione professionale accreditati, presenti sul territorio, che dopo peraltro sono relatori di questo evento e potranno presentarvi molto più nei dettagli la loro offerta. Quindi i 2 anni successivi permettono poi di ultimare il percorso e arrivare a questa qualifica. Tutto questo non finisce qui, la Regione ha introdotto ulteriore percorso ulteriormente professionalizzante con quello che chiamano il diploma di quarto anno. Con questo diploma di quarto anno ci sono, poi ve lo anticipo solo, 50% delle ore di formazione sono in stage, quindi l'applicazione pratica è importante. Così come dopo il diploma di quarto anno si può accedere a percorsi successivi anche di specializzazione, i corsi IFTS di durata annuale. Questo schema riepiloga e sintetizza un po' quella che è la fotografia. Proviamo a vedere soltanto quali sono i percorsi, così forse anche il meccanismo diventa più chiaro. Allora, vi ho anticipato, questo percorso di qualifica consente di assolvere questo famoso diritto dovere e obbligo formativo. I percorsi sono triennali, fortemente orientati al lavoro, le metodologie didattiche sono attive, esercitazioni, laboratori, formazione anche in azienda, con questa correlazione grande con i fabbisogni professionali del territorio. E tanto da poter dire che le competenze in uscita sono adeguate anche alle richieste delle imprese. Quindi questo sono tutti elementi da tenere in considerazione rispetto anche al valutare la qualità dell'offerta. Quali sono i percorsi? E qui la slide forse è molto piccola. Sono tutti visibili anche nella guida che produce la provincia ancora per la scelta alla scuola media, che si può scaricare anche dal sito e saranno sicuramente dettagliati meglio dai colleghi che seguiranno il mio intervento. Vi faccio un esempio giusto per farvi per rendere più chiaro il meccanismo di accesso. Che vale sempre l'operatore della produzione pasti che è a Serra Mazzoni, che è nella slide successiva, o a Carpi,
È una qualifica rilasciata solo da quegli enti. In quei due enti, per tornare al meccanismo di ingresso, io potrò fare gli ultimi 2 anni. Il primo anno per accedere a questo percorso lo dovrò fare in un istituto professionale, il più attinente possibile al percorso che vorrò fare. L'operatore amministrativo segretariale che vedete sempre qui nella slide è conseguibile invece rimanendo in questo caso all'interno di un istituto professionale. Voi vedete che sono gli istituti professionali che mi permettono, frequentando 3 anni, di avere quella qualifica. L'operatore del punto vendita, e questo è l'esempio finale, posso conseguirlo tutto all'interno di un istituto professionale, posso fare il primo anno all'interno di un istituto professionale, conseguire la stessa identica qualifica anche allo IAL a Modena. Quindi in questo caso ho 2 strade possibili, 2 sedi anche possibili, seppur con il conseguimento della stessa qualifica. La qualifica triennale, vi dicevo prima, dà poi la possibilità di entrare in un percorso di ulteriore specializzazione che è riconosciuto anche a livello nazionale, che è questo diploma di quarto anno. Un percorso di quarto anno che ha questa grande integrazione col mondo del lavoro e, come vi anticipavo, il 50-60% delle ore sono in stage. Quindi l'occupabilità diventa importante. Quali sono i percorsi di quarto anno a cui si accede con la qualifica triennale? Sul territorio modenese sono questi e sono correlati alla qualifica di accesso che vedete nella prima colonna e sono gestiti dagli enti di formazione che vedete nell'altra. Ovviamente questi sono, io ho inserito quelli del territorio nostro, della provincia. Il sito della Regione Emilia-Romagna vi permette di approfondire e di allargare l'orizzonte verso una possibilità di scelta molto più ampia. E in questo caso vi invito ad approfondire, perché la Regione Emilia-Romagna, e qui vi ho indicato la pagina web che potete navigare, e oltre a presentare tutti i percorsi di qualifica del proprio territorio, quindi anche di tutte le altre province, dà anche delle spiegazioni molto dettagliate sulle qualifiche, tanto da capire anche un pochino meglio se il tecnico dell'elettronico oppure il tecnico dell'automazione, un meccatronico, che cosa significano e quali sono le competenze che devo acquisire per avere poi quella qualifica. E così come potete vedere la distribuzione territoriale anche dei diplomi di quarto anno, che hanno chiaramente, spaziano anche su diciamo distretti economici diversi, e quindi possono avere contenuti diversi, e in questo caso l'interesse della ricerca può essere assolutamente allargato. Anna Rita, devo chiederti di cominciare, sì, ad avviare. Sto chiudendo veramente le ultime slide. Nel ringraziarvi, vi invito a tenere in considerazione lo sportello di cui vi anticipava l'esistenza, che vi è stato già presentato, di Memo, sia per colloqui individuali, sia per l'accoglienza alle famiglie, per arrivare a una scelta serena e consapevole, così come vi anticipo per il futuro anche un altro servizio. Il Comune di Modena si sta attivando per proporre tanti servizi. Informa Giovani si presenta al territorio per dare informazioni sulla ricerca del lavoro, sulla ricerca dei corsi di formazione, su questi percorsi di specializzazione ITS di cui avete tanto sentito parlare sui giornali, proprio per chiudere
il percorso di scelta e per essere consapevoli che non, effettivamente la formazione è in tutto l'arco della nostra vita e non si chiude con, forse non si chiude neanche con questi obblighi che ci impongono, ma è proprio un percorso che continua sempre. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie, scusate se ho rubato qualche minuto in più. Ancora grazie e buona scelta a tutti. Grazie mille Anna Rita Contatore, penso che abbia dato una panoramica molto molto chiara e molto bello questo passaggio finale sulla formazione, insomma, e le opportunità formative che continueranno ad avere, quindi per non pensare che tutto si chiuda, come dire, con questa scelta, ma si possono in realtà aprire tante possibilità. E andiamo avanti con il nostro, insomma, programma, e sono a presentare il primo istituto, che è l'Istituto Dante Alighieri, che vediamo se sale sul palco. Perfetto, allora eccomi, lascio qua la parola ai colleghi. Buongiorno. Buongiorno, il volume è buono? Intanto magari chiedevo un cenno perché così riesco. Sì, perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, intanto mi presento, sono Enrico Simonini, sono il direttore dell'Istituto Paritario Dante Alighieri di Modena. È doveroso un ringraziamento a Daniela del Comune, a Francesca della Fondazione San Filippo Neri, al FEM e anche ad Anna Rita per questa bellissima presentazione iniziale, perché permettono secondo me alle famiglie e ai ragazzi, in un ennesimo anno difficile come questo, in cui non tutto si può fare costantemente in presenza, la possibilità per le famiglie dei ragazzi di terza media, per gli stessi studenti, di riuscire a comprendere meglio quello che sarà il passaggio futuro da una scuola media a una scuola superiore. È un momento molto molto delicato. Prima di partire con la presentazione, se è possibile, chiedo la trasmissione di un breve video introduttivo che abbiamo fatto relativamente agli Open Day, alla necessità appunto, attraverso la scuola aperta, di presentare le diverse scuole, nello specifico il Dante Alighieri. Quindi vediamo se... Mi presento, io sono Enrico Simonini, sono il direttore dell'Istituto Superiore Paritario Dante Alighieri di Modena, una scuola superiore storica, privata. E perché siamo qua? Siamo qua per presentarvi i giorni di scuola aperta, cioè i giorni in cui i ragazzi prenderanno contatto con la nostra scuola, e lo faremo insieme a Giorgio Pizzetti, il presidente del Dante Alighieri. Perché la scuola aperta è un momento fondamentale della vostra vita? Perché è appunto il momento in cui vivrete le esperienze dei prossimi 5 anni di scuola. E tutto ciò che avverrà nella vostra scuola superiore lo riuscirete a percepire, a capire dalla presentazione che questa scuola fa della propria didattica, della propria struttura, del proprio personale. Quindi noi vi aspetteremo in presenza, andando su questa decisione, che potete vedere con le vostre famiglie fisicamente in presenza, la scuola con la quale realizzeremo tutti gli incontri, quindi potrete venire singolarmente e avere tutta la trazione che vi viene. Ma fondata la nostra formazione dalla prete, a partire dal direttore, a partire dal suo scritto, a seguire le cose prese, e la segreteria, e qualche studente, per poter rispondere a tutti i quesiti che giustamente ci volete porre, per avere le informazioni che lo faremo qui, lo faremo in una scuola, la nostra struttura, che è piccola, ma è funzionante da tanti anni, e tanti vostri colleghi, i vostri ragazzi, hanno avuto l'opportunità di andare a scuola e di contenere con noi. Se non riuscirete a venire i sabati, perché dovrebbero essere problematici, nella vera vita da noi, chi rimane di mattina, dalle 9 alle 13, da questa settimana fino alla fine dell'anno scolastico, super promozione, che può venire attraverso un colpo di telefono, 0922690, una mail, in cui faccio la lista di ieri, che intuite, potete prendere l'appuntamento e gli segnali. Il sottoscritto e la persona sinistra saranno disposti a fare una visita della scuola e fornire di più queste informazioni. Quindi, anche la settimana, sempre in presenza, sarà possibile per questo tipo di momenti. Come diceva, c'è presto, la scuola piccola, la scuola attenta ai bisogni e a quei ragazzi, la scuola è molto indicata dal passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Quindi, qui troverete la comunità di risposte a tutte le vostre domande. Quindi noi siamo qui, gli aspettiamo volentieri per visitare la scuola, e che cosa succederà, che cosa succederà, incontro, vi lasciamo comunque un piacevole regalo, che vogliamo distribuire o meno, e un ricordo per ringraziarvi di essere venuti a trovarci. Grazie a tutti e buon lavoro per la
crescita, meglio meglio studia. Ciao ragazzi, ragazzi. Eccomi qua. Allora, perché intanto il video? Due motivi fondamentali. Il primo è per staccare un pochino, perché è una giornata sicuramente lunga, come tutte quelle di presentazione degli istituti modenesi, e quindi la possibilità di avere anche slide, video, foto, crea sicuramente da parte dello spettatore, che sia il ragazzo di 13-14 anni, che sia il genitore, appunto la possibilità invece di avere una variazione di registro, e lo rende sicuramente più interessante. Due, perché all'interno di questa presentazione fatta qualche giorno fa all'interno della scuola escono alcuni punti fondamentali che adesso vado a trattare, cercando di presentarvi al meglio quella che è la nostra offerta. Prima ho detto due parole, diciamo forse nuove per il mondo della scuola a cui siete abituati. Direttore, cioè la mia figura, e istituto superiore paritario. Sono due termini che vanno spiegati. Paritario che cos'è? Una scuola superiore paritaria è una scuola che offre un servizio pubblico, ma lo fa attraverso un ente privato che appunto è la direzione del Dante Alighieri. Quindi non è statale, è privata, ma è comunque un servizio pubblico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri indirizzi, il nostro metodo di insegnamento, la nostra tipologia scolastica è esattamente identica a quella che viene fornita dalle scuole statali. Semplicemente viene fatta da un ente privato. Esiste un direttore, gestore, che in questo caso sono io, e ho tutto invece un gruppo di docenti, a partire dal preside del professor Pizzetti, dalla vicepreside della professoressa Raneri, insieme a 30 insegnanti che gestiscono chiaramente quelli che sono i nostri tre indirizzi scolastici. Quindi l'aspetto didattico ed educativo è chiaramente in mano a tutto il collegio dei docenti che fanno parte del Dante Alighieri. Tre sono gli indirizzi scolastici: istituto tecnico economico ad indirizzo amministrazione, finanze e marketing, per renderci più chiara l'idea, la vecchia ragioneria, il liceo scientifico tradizionale e il liceo scientifico sportivo. Noi siamo una scuola, come detto anche nel video, piccola, contenuta, sia in termini di studenti che in termini di insegnanti, con diretti vantaggi per gli studenti e le famiglie. Siamo circa 160-170 studenti ogni anno, chiaramente spalmati sui tre indirizzi scolastici. Gli insegnanti sono circa una trentina. La scuola è in via Spallanzani, che è una laterale di via Giardini, dopo via Le Barozzi, quindi di fronte alla Polizia Municipale, ed è obiettivamente molto comoda per tutti quelli che sono i servizi di autobus e corriere di tutta la provincia, perché su via Giardini e via Luosi le zone sono assolutamente ben servite dai mezzi. Piccoli ma completi, abbiamo un cortile, una palestra assolutamente funzionante, biblioteca, aule multimediali, aule computer, laboratorio di chimica, quindi fondamentalmente gli studenti trovano in piccolo tutto quello che può essere trovato in scuole, chiaramente oplessi molto più grandi a livello statale. Il primo punto che io voglio toccare, anche qua anticipatovi dal video, è il passaggio difficile che uno studente di 14 anni si trova a dover compiere tra l'esame di terza media che avrete a giugno del 2022 e questa grandissima scelta, che diventa veramente un passo molto molto complicato. Penso, facendo un esempio personale, anch'io quando scelsi la scuola superiore, il motivo per cui la scelsi, forse mi vergogno a dirlo, ma era la più vicina a casa mia, quindi pensiamo a quale tipo di orientamento mi era stato dato alla scuola media per riuscire a scegliere quello che sarebbe stato il mio percorso di studi futuro. Ecco, questo però succede anche a molti di voi, che a volte un pochino condizionati dagli amici o da alcuni buoni risultati, e questo è sicuramente un dato positivo ottenuti alle medie, o magari perché il genitore ci può tenere, avendo svolto le sue attività scolastiche nella stessa scuola, a consigliare un particolare istituto. Sono tutte scelte, secondo me, un pochino parziali, che possono essere pericolose, perché i 5 anni che andranno a vivere gli studenti successivamente sono comunque lunghi, sono impegnativi, e farlo dopo una scelta che può essere azzardata potrebbe portare questi ragazzi a fare ad entrare in contesti magari a volte molto affollati, potrebbero essere classi molto numerose, un percorso di studi che non è come quello che si era in qualche modo immaginato all'inizio della scelta. Ecco perché momenti come questi, ma ancora di più momenti in presenza personalmente nelle diverse scuole, devono aiutare la famiglia a una scelta responsabile, a una scelta matura per i propri figli, e il ragazzo iniziare a, uso una parola particolare, ad annusare un rapporto di fiducia, una chimica che può passare con la struttura, gli insegnanti e la direzione di quella scuola, per capire se i 5 anni successivi saranno anni assolutamente proficui in un ambiente accogliente. Quindi questo passaggio difficile lo si può risolvere indubbiamente anche con questi incontri di scuola aperta.
La fiducia, infatti, è la caratteristica principale che noi cerchiamo di avere con i ragazzi e i nostri studenti e con le famiglie. Normalmente quando ci si iscrive all'Istituto Dante Alighieri lo si fa dopo un colloquio con il sottoscritto, con la presidenza, con la vicepresidenza, anche lungo, anche due o tre colloqui. Quindi si entra in contatto con tutte quelle che sono le caratteristiche umane, psicologiche del ragazzo, di Luca, di Marco, di Mattia, di Maria, di Francesca, di cui ci ricordiamo i nomi chiaramente in tutti gli anni, li sappiamo assolutamente posizionare nella classe per tutto il quinquennio, il rapporto diventa molto, molto, molto diretto. Quindi conosciamo se hanno difficoltà di apprendimento particolari, perché ci è stato presentato tutto all'inizio, vengono seguiti chiaramente dagli insegnanti, quindi questo diventa un rapporto per cui lo studente si sente sicuramente curato. Questo è uno dei grossi vantaggi di norma di una iscrizione presso una scuola privata. Noi abbiamo una frase che va un pochino a sintetizzare quelle che sono le caratteristiche positive o che noi riteniamo positive del nostro istituto, che è 5 buoni motivi per scegliere il Dante Alighieri. In primis, una buona scuola secondo me viene fatta da buoni insegnanti, e quindi indubbiamente i nostri insegnanti, che solitamente sono giovani, preparati, molto motivati, sono la caratteristica fondamentale che crea quel rapporto con il ragazzo tale che va a cementarsi nei 5 anni e che non viene più scordato neanche in futuro, quando il ragazzo entrerà nel mondo del lavoro, nel mondo universitario. Si creano proprio dei rapporti con questi insegnanti, perché si percepisce che l'insegnante fa quello che è il suo lavoro, che non è solo un lavoro di erudizione, di preparazione, ma è anche un lavoro in parte educativo, pedagogico, in cui si cerca di trasmettere ai ragazzi la passione. Questa è la parola fondamentale. I ragazzi devono sentirsi appassionati e curati, perché così facendo diventeranno sicuramente degli ottimi lavoratori e degli ottimi universitari. Quindi gli insegnanti è il primo buon motivo. Il secondo motivo è la facilità di accoglienza. Essendo piccoli, avendo appunto questa attenzione, soprattutto alla fase di iscrizione e di inserimento all'interno del nostro mondo scolastico, questo è un punto di forza. Anche qua uso una parola che spesso potrebbe essere vista in senso troppo negativo, parlo di inserimento familiare, inserimento in qualche modo un'accoglienza come si può trovare a casa, no? Quindi sentire qualcuno veramente che ci tiene espressamente a te come studente, vuole chiaramente fare in modo che tu stia al meglio in tutti questi 5 anni. Un ragazzo ci vive 5-6 ore al giorno, considerando che poi a casa ha tutta un'attività di studio, la scuola diventa la sua priorità. Ecco, che ci stia bene, che in parte si possa anche divertire, deve essere un ricordo mantenuto per tutta la vita, e questo è il nostro secondo punto. Il terzo sono le dimensioni, le aule. Sono aule solitamente poco numerose, soprattutto nel biennio, che è quella prima fase in cui appunto lo studente riesce a prendere contatto con un mondo scolastico nuovo. Noi abbiamo aule che possono avere anche 7, 8, 15, 12 studenti. Voi potete capire benissimo che in aule di questo tipo la cura automatica che l'insegnante ha verso i propri allievi è chiaramente diversa da quelle che possono essere aule da 25 o 30 studenti che si trovano a volte in altre scuole, per cui diventa tutto molto più automatico, molto più rigido da seguire e meno personalizzato. Noi riusciamo invece a personalizzare i percorsi, anche all'interno della stessa classe si riescono a fare sicuramente percorsi individualizzati e personalizzati per le diverse esigenze dei ragazzi. Quarta sono la cura che noi abbiamo per tutte quelle che possono essere, per quelli che possono essere disturbi eventualmente dell'apprendimento, quindi tutta la sfera chiaramente del DSA, ma non solo, i ragazzini che possono presentare delle difficoltà e che quindi hanno necessità di avere rapporti specifici, programmazioni specifiche, tempistiche diverse. Tutto questo viene fatto attraverso una formazione continua dei nostri docenti e un aggiornamento per quelle che sono le normative chiaramente ministeriali in questo senso. Quindi riuscire a creare appunto quella relazione con ragazzi, permettendogli attraverso gli elementi compensativi, dispensativi, l'utilizzo di tecnologie che possano favorire il loro percorso scolastico. Quindi quando si viene da una scuola media in cui si avevano queste esigenze, a volte la paura appunto è quella di essere gettati in un contesto che diventa molto più competitivo, molto più duro, e questi ragazzi potrebbero non ancora avere le spalle così larghe per poterlo affrontare. Ecco, all'interno del Dante questo passaggio viene creato in maniera molto molto più morbida, favorendo appunto quella che è una crescita, una maturità nei 5 anni di scuola superiore. Da ultimo, tutte quelle che sono le attività eventualmente pomeridiane che noi possiamo chiaramente affiancare a quelle che sono le ore
del mattino. Anche qua una precisazione, scuola privata vuol dire che ha un costo, ha una retta, ebbene sì genitori, la scuola privata ha una retta e quindi ha un costo che a volte nell'ambito statale non si percepisce perché chiaramente è inserito all'interno della nostra contribuzione e delle nostre tasse. Però è una retta fondamentalmente che va a sostituire molto spesso in molti casi quelli che sono tanti soldi spesi a volte per delle lezioni private a ragazzi che possono essere in difficoltà in altri ambienti. Ecco, da noi fondamentalmente viene tutto curato nel minimo dettaglio al mattino. Il pomeriggio può servire per quelle che sono attività di dopo scuola, quindi aiutare i ragazzi a completare meglio quelli che sono i compiti, le verifiche che sono state date al mattino e in taluni casi di difficoltà specifiche in una disciplina, chiaramente la possibilità di avere una copertura di un certo numero di ore individuali per riuscire a ritornare in linea con quello che è la programmazione ministeriale. Questi sono i 5 buoni motivi. Torno ai 3 indirizzi nostri scolastici, anche se Anna Rita, appunto, dell'Informa Giovani ha fatto una presentazione molto specifica, togliendomi il 50% di quello che vi avrei detto sull'indirizzo e sulle materie. Scusatemi, liceo scientifico tradizionale, quindi diciamo forse il nostro liceo per antonomasia in Italia, quindi che dà una preparazione legata soprattutto al metodo di studio e permette allo studente di potersela cavare in qualunque tipo di facoltà universitaria. Ecco, una scelta molto importante, quella liceale rispetto a quella del tecnico, perché di norma una diploma di liceo, che sia scientifico, che sia sportivo o anche altri, presuppone al 90% una carriera universitaria con almeno una laurea triennale. Quindi un ragazzino quando fa questa scelta a 14 anni, questo è un punto che deve tenere in grande considerazione. Il liceo scientifico chiaramente è legato, come dice l'aggettivo caratterizzante, sulle materie scientifiche, quindi preparando soprattutto per facoltà appunto legate a questo tipo di discipline, quindi matematica, ingegneria, fisica, scienze naturali, eccetera. C'è un progetto che dal prossimo anno noi metteremo in campo con una curvatura sul nostro liceo scientifico tradizionale, che porterà all'introduzione di una seconda lingua e di materie giuridico-economico, proprio per dare una sfera allo studente di scelta ancora più ampia per quel che riguardano le discipline universitarie. Quindi creare, di inserire materie che nella cultura personale di un ragazzo dai 14 ai 19 anni, dal nostro punto di vista, sono altrettanto importanti rispetto a quelle già presenti nel liceo scientifico tradizionale. Invece il corso di amministrazione, finanze e marketing, cioè l'Istituto Tecnico Economico, abbiamo detto la cosiddetta vecchia ragioneria, prepara gli studenti a tutte quelle che possono essere attività lavorative in ambito giuridico-economico, quindi a lavorare fondamentalmente in azienda per quello che possono essere servizi di contabilità, finanziari, commerciali, ma non solo, chiaramente con 5 anni, anche qua come è stato detto dall'Informa Giovani, qualunque studente italiano può accedere a una facoltà universitaria. Io devo dire che il 60-70% dei nostri studenti che esce dal tecnico economico va comunque a fare una scelta di questo tipo, quindi economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione sono solitamente facoltà scelte dai nostri ragionieri. È un indirizzo anche questo che lascia tantissime scelte, molto interessante, con una varietà di materie molto ampia, quindi si va dalle materie tradizionali a 2 lingue straniere, che sono l'inglese in primis e la scelta tra spagnolo e francese come seconda lingua, appunto a quelle che sono materie come informatica, diritto, economia politica, economia aziendale, che la fa da padrona in questo tipo di indirizzo. Quindi lascia appunto una scelta molto molto ampia poi successivamente al percorso e al diploma di scuola superiore. Andiamo al nostro liceo invece scientifico ad indirizzo sportivo. Si chiama liceo scientifico ad indirizzo sportivo, quindi fondamentalmente è un liceo scientifico come base con tutte quelle caratteristiche che ho detto prima rispetto al tradizionale, ma con l'aggiunta di chiaramente tutta quella che è la conoscenza in ambito sportivo, sia a livello di sport praticato che tutto quello che è l'indotto che circonda il mondo dello sport. Si rinuncia al latino e al disegno storia dell'arte per avere appunto questa invece preparazione legata non solo a educazione motoria, scienze motorie, quindi educazione fisica, ma anche a quelle che vengono chiamate discipline sportive, cioè tutto quello che è anche la teoria, i principi fondanti dello sport dall'inizio dei tempi. E diritto sportivo e filosofia sportiva, anche qua, sono discipline che portano il ragazzo ad avere questo tipo di conoscenze. A chi è dedicata la scelta soprattutto di un liceo scientifico sportivo? Intanto una premessa, noi non mettiamo paletti all'ingresso legati alla media di uscita dalla scuola media, né alla partecipazione o alla
frequentazione di società a livello agonistico, quindi l'importante è che ci sia un'attitudine allo sport, un piacere nel fare attività sportiva, quindi non necessariamente uno sport a livello agonistico né una media alta di uscita dalla scuola media. È dedicata appunto a tutti coloro che praticando, volendo praticare attività sportiva, vogliono portare avanti in maniera equa questo binario scuola-sport che in Italia purtroppo è sempre stato un po' un problema. Lo sport è sempre stato un po' ostacolato dall'ambito scolastico perché chiaramente porta via tempo, porta via energie, ma è altrettanto educativo e importante per voi. Quindi un ragazzo che rende bene a livello sportivo, un buon calciatore, un buon giocatore di pallavolo, un buon tennista, è una persona assolutamente integra, è una persona tenace, è una persona costante, una persona che ha un rendimento positivo esattamente come quello che deve avere a scuola. Quindi perché non coniugare questi due tipi di attività? Quindi in primis questo, quindi vengono favoriti anche con dei percorsi a volte pomeridiani laddove lo studente non riesca durante la settimana a completare tutto il percorso. E questo è un notevole vantaggio per chi vuole fare attività a livello il più alto possibile. Il secondo motivo è per preparare questi studenti, al di là dello scientifico tradizionale e di altri indirizzi, ad entrare in quelle che possono essere facoltà come scienze motorie, fisioterapia, tutto l'ambito medico, oppure tutto quello che potrebbe essere l'ambito giornalistico con le ultime piattaforme di Sky, DAZN. Molti ragazzi si stanno veramente appassionando alla possibilità di diventare giornalisti sportivi, commentatori. Noi abbiamo avuto qualche anno fa, due anni fa, Nosotti, il giornalista importante di Sky, che viene a fare appunto una presentazione, perché facciamo anche questo tipo di attività, ai ragazzi per fargli comprendere cosa vuol dire fare il giornalista sportivo. Oppure il procuratore sportivo, gestire società sportive, oppure il preparatore atletico, quindi lavorare anche qua a contatto con i ragazzi, con gli studenti, o nelle scuole, o ad esempio nelle società sportive. Quindi queste sono le possibilità che si ha all'interno di un indirizzo di questo tipo, un indirizzo sportivo. Attività extra didattiche che noi completiamo all'interno della nostra offerta sono legate soprattutto alle lingue. Il Dante Alighieri fa parte di un network di diverse scuole modenesi, comprendente anche scuole di lingue come la Oxford e la Benedict. Questo che cosa permette? Permette intanto di avere insegnanti madrelingua che affiancano gli insegnanti bilingue in tutta quella che è la sfera linguistica di apprendimento, ma soprattutto la possibilità di svolgere dei corsi in tutte le lingue straniere, di certificazioni internazionali, perché abbiamo chiaramente accordi con università come quella di Cambridge per far ottenere ai ragazzi il CAT, il PET, il FIRST, l'Advanced, il Proficiency, quindi tutte quelle che sono per la parte inglese le certificazioni molto importanti per il curriculum scolastico e per la frequentazione universitaria, ma questo lo facciamo anche con l'Alliance Française, quindi per francese, con il PLIDA spagnolo, quindi abbiamo col Goethe Institute per tedesco, abbiamo diverse possibilità. Sempre legato a questo, nelle famose gite scolastiche, che purtroppo negli ultimi anni non sono state organizzate, la possibilità è quella di fare soggiorno in studio all'estero, quindi andare in un paese straniero e coniugare questa esperienza con la partecipazione a corsi di perfezionamento linguistico, oppure ad esempio nelle gite, diciamo, tradizionali di istruzione, inseriamo una parte legata a l'alternanza scuola-lavoro fatta appunto con visite presso strutture, presso società, eccetera, che diano ai ragazzi anche la conoscenza non solo linguistica del paese in cui si va a visitare, come può essere Monaco di Baviera o Parigi, ma anche la vita trattata tutti i giorni in quei paesi attraverso appunto la conoscenza di attività lavorative che vengono svolte e vengono spiegate ai ragazzi in maniera specifica. Quindi questo è un po' tutto quello che noi facciamo. Vedo che vengo richiamato all'ordine e quindi vado a concludere dicendovi appunto che l'Istituto Paritario Dante Alighieri vi aspetta in presenza attraverso la scuola, quella che noi chiamiamo scuola aperta, o che viene definita ormai a Modena una scuola aperta, nelle giornate di sabato 11 dicembre e sabato 15 gennaio dalle 14 alle 17, dove verrà spiegato alla famiglia e al ragazzo, verranno chiaramente presi appuntamenti, verrà spiegato un pochino tutto, verrà fatta vedere la scuola e tutto quello che ho detto verrà chiaramente ampliato con una visita un pochino più pratica. Il mercoledì, come voi dite, dalle 9 alle 13 è il giorno jolly, quindi voi potete venire tutti i mercoledì mattina, sempre previa telefonata, per visitare la scuola, vedere anche le aule all'interno e partecipare anche eventualmente a momenti di lezione per capire come funziona l'attività didattica di scuola superiore, e parlerete col sottoscritto e con il preside. Grazie tantissimo ancora a tutti, soprattutto alle famiglie e ragazze che ci hanno seguito, e vi aspetto nelle date che vi ho appena segnalato
per darvi appunto queste indicazioni e fornirvi anche la possibilità di avere un ricordo da parte del Dante. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie professore, e diamo subito la parola all'Istituto Sacro Cuore. Le scuole dell'Istituto Paritario Sacro Cuore di Modena, Liceo Scientifico, Liceo Classico, Istituto Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing. L'Istituto Sacro Cuore si trova a Modena, in Viale Storchi, al numero 249. È stato fondato alla fine del 1800 e da allora tutte le sue attività sono sempre state dedicate alla formazione dei ragazzi. La città, il territorio, conosce tanti ragazzi, tante persone cresciute all'interno di queste mura. Si trova in prossimità del centro cittadino, a ridosso della Via Emilia, nella zona che si volge verso Reggio, ed è ben servito dai mezzi di trasporto pubblico. È molto vicino alla stazione delle autocorriere ed è raggiungibile quindi con facilità non solo da chi abita in centro, ma anche da chi proviene dalle zone limitrofe della città o dalla provincia più lontana. La struttura è una struttura molto ampia e complessa, con tanti servizi, aule speciali e tutti i laboratori che servono. Il Sacro Cuore è una scuola unica per cura del metodo di studio, attenzione nei rapporti coi docenti, programmazione chiara delle attività scolastiche, dei compiti e delle verifiche, lezioni e attività di studio con strumenti informatici, studi di alcune materie anche in inglese con apposito libri di testo, esami Cambridge di valore internazionale su varie materie scolastiche, supporto di insegnanti madrelingua esperti, corsi di potenziamento di inglese e spagnolo con esame di certificazione internazionale, dopo scuola e studio insieme per chi lo desidera. Corsi aggiuntivi e attività integrative per rendere lo studio personalizzato, teatro in inglese con attività musicale e ballo, corsi di informatica e robotica, giornalismo e comunicazione multimediale, educazione alla salute e prevenzione, educazione finanziaria, attività di orientamento universitario per scegliere consapevolmente il proprio cammino post-diploma, settimana corta, scuola, lavoro, orientamento. La scuola propone un'istruzione di alto livello per affrontare le dinamiche del mondo attuale. Insegnamento ben organizzato, ricco di contenuti, attento al metodo, finalizzato all'acquisizione di competenze stabili. Approccio laboratoriale e tecnologicamente innovativo per imparare a risolvere i problemi sempre nuovi. Clima sereno e stimolante e stage. E dopo? Crescere non è solo imparare, ma anche progettare il proprio futuro. La scuola offre varie attività di orientamento, informazioni sulle facoltà universitarie, sportello di consulenza per l'orientamento, informazioni per studiare all'estero, incontri con studenti universitari, corsi aggiuntivi di preparazione ai test d'ingresso, corso per preparare il test d'ingresso in inglese SAT per università straniere. Gli indirizzi di studio della Scuola Superiore Sacro Cuore. Puoi scegliere fra liceo scientifico, liceo classico, istituto tecnico amministrativo con due indirizzi, sistemi informativi aziendali e amministrazione, finanza e marketing. L'orario settimanale è particolare, è presente la settimana corta per tutti gli indirizzi, da lunedì al venerdì con 6 ore di lezione e solo per l'istituto tecnico economico un rientro settimanale al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 il lunedì o il martedì. Il liceo scientifico ha un piano orario tradizionale, ma con alcune significative particolarità. Viene ampliato l'inglese per gli esami internazionali, inserito un insegnamento specifico di informatica, un approfondimento di diritto ed economia e anche, nel biennio, laboratorio di scrittura e progetto di giornalismo. Siamo il liceo scientifico più internazionale. La qualità degli studi superiori italiani con la modernità dell'approccio anglosassone. Siamo scuola Cambridge International con studi ed esami internazionali di fisica, matematica, scienze. Proponiamo un corso curricolare di informatica
con apprendimento avanzato anche in vista del conseguimento della patente europea del computer ECDL e corso facoltativo di programmazione. È presente un potenziamento curricolare di matematica e fisica in vista dell'esame finale e dell'università, con 200 ore complessive di lezioni aggiuntive nel biennio. Uso di laboratori, anche con simulazioni informatizzate per le discipline scientifiche. E inglese di alto livello, con insegnanti madrelingua, corsi ed esame di certificazione linguistica. Siamo Preparation Center for Cambridge English Qualification. Studio delle discipline con argomenti coordinati, interdisciplinari, attenti alle problematiche del nostro tempo. Simulazione di impresa, commerciale e stage per affrontare i temi dell'economia. Stage all'estero. Questo è il piano orario del liceo classico, con alcune particolarità. L'inglese potenziato in vista degli esami internazionali e per la conversazione con un insegnante madrelingua. La presenza di materie aggiuntive, in particolare nel biennio, come diritto ed economia e spagnolo, per rendere più attuale lo studio. Inoltre, un laboratorio di scrittura e la possibilità di fare un po' di formazione sull'informatica. Il liceo classico Sacro Cuore vuole essere il più moderno e originale. La bellezza delle cose antiche studiate con la forza della cultura contemporanea. Studiamo latino e greco con metodi innovativi, studiamo le grammatiche in parallelo. Anche il liceo classico è scuola Cambridge International con studi ed esami internazionali di latino, fisica, matematica. Potenziamo l'inglese con insegnanti madrelingua, corsi ed esame di certificazione linguistica. Siamo Preparation Center for Cambridge English Qualification. Studiamo la cultura antica a confronto con l'attualità su temi come la famiglia, la donna, la democrazia, l'amore. Potenziamo la scrittura con il linguaggio multimediale. Studiamo diritto ed economia per comprendere e vivere responsabilmente il nostro tempo. Studiamo anche spagnolo, una seconda lingua comunitaria. Stage all'estero. L'Istituto Tecnico Economico ha un biennio unico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Presenta invece due indirizzi per il triennio, uno con articolazione sistemi informativi aziendali che valorizza l'informatica e uno di amministrazione, finanza e marketing che valorizza l'economia aziendale e la seconda lingua spagnola. L'Istituto Tecnico ad indirizzo economico offre una preparazione specifica per una professione importante. Si diventa periti già pronti per il mondo del lavoro, ma prepara coi propri studi anche all'università. Offre studio di scienze fisica con uso del laboratorio nel biennio, consolidamento del metodo di studio nelle nuove discipline, corso di economia aziendale con esame internazionale per il conseguimento della patente europea delle competenze economiche, EBCL. Potenziamento linguistico di inglese e spagnolo con possibilità di esami con certificazione internazionale. Siamo Preparation Center for Cambridge English Qualification. Educazione finanziaria. Simulazione di impresa commerciale per un apprendimento moderno, teorico e pratico. Stage lavorativo, stage all'estero. Ma l'aspetto più interessante ed originale delle scuole superiori dell'Istituto Sacro Cuore è ciò che si studia e come si studia. Mi chiamo Panzani Francesca, sono una delle insegnanti di scienze del Sacro Cuore. La nostra materia Sacro Cuore si fa sì in classe, ma anche molto spesso in laboratorio. Quindi accanto alle lezioni frontali ci teniamo tantissimo che vengano consolidate le conoscenze attraverso un'attività laboratoriale, perché abbiamo visto negli anni che il laboratorio aiuta tanto i ragazzi nella motivazione e li aiuta specialmente a trasformare quello che abbiamo spiegato, quindi che loro hanno preso in classe da un punto di vista teorico, in vere e proprie competenze. Infatti è importantissimo anche per la motivazione che i ragazzi vedano che riescono ad utilizzare
le cose che hanno appreso e trasformarle in qualche cosa di pratico. Ciao a tutti, io sono Eleonora Vandini e sono un'altra professoressa di scienze qui al Sacro Cuore. Secondo la mia esperienza, l'attività laboratoriale è molto importante perché aiuta gli studenti a diventare attenti ai particolari e a sviluppare senso critico. Inoltre favorisce la collaborazione tra gli studenti, la condivisione dei risultati e anche ovviamente il senso di responsabilità. Allora ragazzi, l'inglese sapete che è importantissimo, perché quindi non fare un pochino di inglese anche nelle ore di biologia? Siamo fortunati perché possiamo utilizzare per parecchie ore alla settimana una madrelingua inglese che viene proprio in classe e ci aiuta ad affrontare la materia in modo più laboratoriale ma anche più internazionale. Utilizzare l'inglese in un contesto diverso da quello dell'ora d'inglese è importantissimo e aiuta quindi ai ragazzi non solo a sviluppare una competenza linguistica ma anche a consolidare maggiormente le informazioni apprese al mattino durante le ore anche in italiano. Buongiorno, io sono Cristina e sono l'insegnante madrelingua a Sacro Cuore e oggi sono qui per parlare con voi di Cambridge IGCSE International Examinations. Ma cosa sono? Innanzitutto sono dei corsi che vengono offerti alla nostra scuola in diverse materie, per esempio inglese, matematica, fisica, biologia e anche latino. I ragazzi studieranno queste materie sia in inglese che in italiano, impareranno il metodo anglosassone, così sono anche ben preparati per studi all'estero. Impareranno anche di avere una mentalità molto più globale e aperta per questo mondo molto più tecnologico e moderno. Impareranno di essere più responsabili col lavoro, innovativi e anche molto più coinvolgenti. Innanzitutto abbiamo i ragazzi che hanno sostenuto l'esame l'anno scorso in inglese, abbiamo anche i ragazzi che hanno avuto dei risultati ottimi, molto alti, da A a stella, in diverse materie, biologia, matematica e inglese. Possiamo anche dimostrarvi le altre materie scientifiche, biologia, fisica e matematica. Abbiamo inoltre anche i corsi pomeridiani, per esempio quelli del Cambridge, perché siamo anche Cambridge Center che prepara gli esami PET, First ed Advanced. Questi sono i ragazzi di First che hanno sostenuto l'esame l'anno scorso, hanno risultati ottimi, e anche i ragazzi del corso Advanced e Preliminary che hanno sostenuto gli esami. Questi certificati vengono riconosciuti in tutto il mondo, dall'Italia, in tutta l'Europa e anche all'estero, specialmente nei paesi anglosassoni, Australia, Stati Uniti, Canada e anche Sudafrica. Possono essere accettati anche da università italiane, per esempio la Bocconi o il Politecnico, e anche scuole a Londra e a San Francisco. Sono la prof Lazzarini, mi occupo di organizzare gli stage del quarto anno del nostro istituto tecnico e dei nostri licei. In particolare sono stage inseriti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Sono stage che si svolgono presso aziende, presso studi professionali, università, eccetera. E si tratta di mettere in pratica le conoscenze che hanno acquisito i ragazzi, soprattutto nel corso del quarto anno, di applicarle in modo pratico per raggiungere le competenze richieste, soprattutto in uscita dalla scuola superiore. È un modo anche per arricchire il curriculum dello studente, per renderlo più operativo e più pratico e non solo teorico. Ciao a tutti, mi chiamo Stefania Sabattini, insegno religione al Sacro Cuore Medie e Superiori e coordino alle superiori per il terzo anno l'esperienza del PCTO ex alternanza scuola-lavoro, soprattutto nell'ambito del volontariato. Seguiamo questo percorso il terzo anno. E il mondo del volontariato, terzo settore, che è un'esperienza importante per i ragazzi perché normalmente magari non sarebbero portati, non potrebbero nemmeno cominciare a fare l'esperienza perché non sono maggiorenni. Qual è la cosa bella? È entrare in contatto con tutte le realtà del territorio e tante realtà diverse, dai bambini all'anziano, il mondo della sanità, passando per il mondo della salute, della disabilità, eccetera. Quindi il ritorno che abbiamo a scuola, poi finito lo stage di volontariato, che è un momento di 2 settimane, è quello di vederli cresciuti come persone. Questa è la cosa più importante, che almeno io colgo da tanti anni ormai, perché sono davvero tanti anni che facciamo questo tipo di esperienza.
si tratta di un lavoro basato sulle competenze, che viene attivato sia da attività di gruppo molto strutturate, ad esempio quelle basate sull'apprendimento per progetto, o sulla simulazione di lavoro d'impresa, o di costituzione di un'impresa stessa, sia di ordinarie attività d'aula, come l'organizzazione di un testo argomentativo o il confronto democratico delle idee nel debate. Centrale per noi l'educazione civica, come materia trasversale alle discipline, che si arricchisce del confronto con ciascuna e si declina in attività specifiche, come quelle del progetto salute o dell'educazione digitale, ma anche nel quotidiano momento formativo, occasione di confronto tra i ragazzi con l'attualità e il pensiero di chi ci circonda. Tutto finalizzato all'orientamento per le scelte lavorative universitarie, per la realizzazione della persona, sia con una ricca offerta di corsi integrativi di potenziamento, di veri e propri corsi per le facoltà più scelte, di accompagnamento da parte dei docenti in un dialogo sempre aperto. In una prospettiva internazionale, che sostiene l'acquisizione di certificazioni linguistiche specifiche, ma anche il potenziamento della lingua straniera tramite il suo utilizzo sulle materie. La scuola è infatti certificata da Cambridge per il sostenimento degli esami in lingua inglese e integra con la lingua straniera competenze e metodologie che divengono già più laboratoriali e coinvolgenti, arricchendo la competenza nella lingua straniera stessa. Lo studente del Sacro Cuore, quindi, è un ragazzo che sceglie una scuola moderna, ma dalla fondata tradizione, che secondo la nota immagine guarda il proprio futuro appoggiato sulle spalle di chi lo ha preceduto. Non affronta la crescita da solo, ma si avvale del supporto di chi vuole accompagnarlo verso il raggiungimento della propria crescita personale. Per dare più valore al percorso scolastico, il Sacro Cuore offre molti corsi integrativi. Il corso di multimedia, coding e robotica. Il corso per il diploma DELE di spagnolo insieme a quelli di inglese. I corsi di preparazione ai test di accesso all'università, in particolare per medicina e per economia, oltre che un corso iniziale per l'accesso a economia. Al pomeriggio il gruppo sportivo. E per chi è interessato alla creatività, il corso di teatro musical. La scuola mantiene volutamente un clima familiare nelle relazioni. È lo stile che ci ha consegnato il fondatore, che abbiamo scelto, che ci contraddistingue. Anche i rapporti con le famiglie vogliono essere semplici e costruttivi. Cerchiamo di aiutare e orientare le scelte, sia scolastica che universitaria, sostenere le famiglie nelle difficoltà che i ragazzi possono incontrare lungo il percorso, di offrire anche il supporto dello sportello psicologico. Tutti i docenti sono raggiungibili tramite la mail istituzionale, possono essere contattati. Personalmente la porta del mio ufficio è sempre aperta. A volte fa piacere scambiare anche solo due chiacchiere con qualcuno che ha a cuore i ragazzi. Cerchiamo di farlo come vorremmo fosse fatto con noi per i nostri figli. Cominciamo a vedere le aule. Le aule sono grandi, spaziose e luminose. Sono dotate delle tecnologie più moderne, computer, lavagna multimediale. E nel biennio hanno l'utilizzo di tablet per ogni studente, per garantire una didattica aggiornata. Oltre a questo, l'insegnamento dell'informatica viene praticato frequentemente e con il ricorso a ben due laboratori dove ogni studente ha il proprio computer. C'è un ampio laboratorio anche di scienze, di fisica e di chimica per un apprendimento sperimentale. È un laboratorio molto originale che serve per simulare la nascita di un'impresa, per insegnare sul campo l'economia. La scuola è dotata di un'ampia aula video molto utile per lo studio anche dell'italiano e della storia con il ricorso ai film, di una fornita biblioteca e videoteca che offre tanti materiali per i ragazzi, le ricerche e un apprendimento non puramente formale delle discipline. Inoltre c'è una grande palestra che viene utilizzata ovviamente per educazione fisica ma anche per i momenti ricreativi e una palestra più piccola. La mensa e la cucina interna permettono ai ragazzi che lo desiderano di partecipare anche alle attività pomeridiane. L'ampia area cortiliva è utile sia per i momenti di educazione fisica che più in generale per le attività di ricreazione e socializzazione, che sono molto importanti nella nostra scuola. Al pomeriggio si può restare per il dopo scuola, oppure si può partecipare a momenti di approfondimento e di preparazione. O ai tanti laboratori, tra cui quello di teatro, particolarmente apprezzato dai ragazzi. Coerentemente con la tradizione della scuola italiana, che vede nell'inclusione una ricchezza per tutte le parti coinvolte, nella nostra scuola c'è grande attenzione per gli studenti e le studentesse che hanno bisogni educativi speciali.
Sottolineo solo due aspetti. Il primo è che la didattica è davvero inclusiva, operativa su tutto il gruppo classe, con un utilizzo costante di strumenti non solo verbali che possano fare appello a tutti i tipi di intelligenza, con materiali salvati in aula, anche grazie alla presenza dell'IMI dappertutto, ma soprattutto con grande attenzione al metodo di studio, che non viene dato per scontato, ma viene insegnato dagli insegnanti insieme alle singole discipline, e ovviamente organizzazione anche nel lavoro domestico. Il secondo è l'attenzione alla persona, che ci contraddistingue sempre. Al singolo studente viene chiesto quello che lo può aiutare a crescere, la cura per le singole situazioni non diventa mai abbassare le richieste, né sullo studente stesso che ha il suo bisogno ma anche la sua esigenza di apprendere, né sugli studenti della classe tutta che continuano con un ordinario lavoro molto curato. Si lavora con le eccellenze e con le fragilità, sempre però al massimo delle potenzialità di ciascuno. In concreto abbiamo anche un referente di istituto, un referente per ogni singola classe che fa da collegamento tra i docenti, le famiglie e i ragazzi che man mano che crescono diventano sempre più centro del proprio apprendimento, e ovviamente tutti gli insegnanti fanno abitualmente formazione. La scuola è certificata grazie al corso della dislessia amica dell'Associazione Italiana Dislessia, perché l'80% e più degli insegnanti hanno superato il corso. Ciao, sono Valentina, ho frequentato il liceo scientifico Sacro Cuore di Modena e ritengo che Sacro Cuore sia un'ottima scuola, infatti mi ha dato un'ottima formazione, in particolare da un punto di vista scientifico, che mi hanno permesso conseguire senza particolari difficoltà la laurea magistrale in ingegneria gestionale con il massimo dei voti. Ciao a tutti, mi chiamo Andrina Paolillo, ho frequentato sia le medie che le superiori qui al Sacro Cuore, ho deciso di continuare il mio percorso, infatti ho deciso poi di andare di frequentare il liceo scientifico, sempre qui. E perché ho scelto il Sacro Cuore? Sicuramente ho deciso di continuare perché era già un ambiente in cui mi ero trovata più che bene e diciamo un ambiente familiare che si vedeva che accoglie tutti e ti fa sentire a casa, e quindi mi sono trovata così bene che ho deciso di continuare. Un altro aspetto, quando io ho iniziato le superiori è stato introdotto anche l'IGCSE, quindi ho fatto gli esami in inglese di fisica, di matematica e anche proprio di lingua inglese. Penso che sia un motivo in più per iscriversi, proprio perché ad oggi che ho iniziato il primo anno dell'università sono andata a frequentare un'università in tre lingue, che è italiano, inglese e tedesco. Ho fatto il liceo classico al Sacro Cuore e ho deciso di studiare all'università lettere moderne. Al Sacro Cuore ho imparato tanta umanità e qua mi sono trovata bene sin dall'inizio, perché comunque i professori sono sempre stati molto attenti alle esigenze di noi studenti. Ho visto tanta cultura che comunque mi ha accompagnata in questo mio percorso anche universitario, e soprattutto anche nella parte dello studio delle lettere, del classico, ecco, che mi ha aiutato molto. Il Sacro, ecco, mi ha dato un percorso di studi molto incentrato anche sui tempi, insomma ho potuto studiare grazie appunto a questa preparazione, un bel percorso che mi ha dato la possibilità di andare avanti, di stare nei tempi anche universitari, perché adesso appunto ho 23 anni e sono all'ultimo anno di magistrale. Ciao, mi chiamo Eleonora, ho frequentato il liceo classico al Sacro Cuore, una scelta che rifarei mille volte e che sinceramente consiglio a tutti, perché è una scuola che mi ha insegnato un ottimo metodo di studio, che mi ha permesso anche di laurearmi all'Università di Giurisprudenza e soprattutto mi ha lasciato ottimi ricordi a livello di rapporto studenti-studenti e studenti-insegnanti. È una scuola davvero che da questo punto di vista ha un qualcosa in più, quindi mi sento di consigliare il liceo classico, che è quello che ho fatto io, però in generale la scuola il Sacro Cuore, perché è davvero una scuola ottima. Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 21 anni e frequento il terzo anno dell'Università di Informatica a Modena. E alle superiori ho frequentato il liceo scientifico Sacro Cuore, che appunto mi ha dato una grande preparazione nelle materie scientifiche, tra cui matematica e fisica. Ma un'altra cosa molto importante da non scordare è anche il teatro, il corso di teatro in inglese che si fa il giovedì pomeriggio, che appunto mi ha aiutato a crescere e a diventare una persona molto più aperta e più disponibile anche agli altri. Ciao, sono Taisia, ho 23. Io inizierei a concludere, mi dispiace ma poi il nostro tempo è scaduto e dobbiamo rispettare la scaletta. Però immagino che questo video sia disponibile anche sia sul sito dei saloni che sul sito della scuola, quindi per le parti mancanti sicuramente si può diciamo recuperare in questo modo.
Non so se c'è il professore. Benissimo, grazie. Tanto stava veramente terminando. Bene così. Grazie. Perfetto. A tutti. Buongiorno, grazie. Ok, grazie. Allora proseguiamo. La prossima scuola che presentiamo è l'Istituto Zanarini. Che spero riesca a collegarsi. Non li vedo. Se non ci sono, facciamo un cambio di scaletta e andiamo a quello successivo, poi li recuperiamo. Ci siamo? Perfetto, benissimo. Siamo. Non... Ok, se riuscite ad accendere la telecamera o avete anche voi un video? No, li abbiamo persi di nuovo. Procediamo magari con un'altra scuola e dopo diamo la parola allo Zanarini. Ah no, eccoli. No. Allora io procederei e andrei con la scuola successiva. E che poi non è una scuola, è un ente di formazione professionale, sperando che loro siano collegati, che è IAL Emilia Romagna. Non so se Natascia Schieri è collegata, no, però c'è sempre lo Zanarini che prova a entrare. E cosa facciamo? Io darei la parola a Loial, vedo che Natascia Schieri è collegata. Credo che hanno dei problemi di connessione, entrambi. Anche Natascia Schieri? Anche Loial? Ah, ok. Io ci sono. Buongiorno, chiedo scusa a tutti per l'inconveniente, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo collegamento. Io sono una professoressa della scuola Zanarini e una, diciamo, responsabile dei ragazzi. La scuola Zanarini a Modena si trova al direzionale Cialdini, quindi molto, molto comoda la stazione delle Corriere e molto comoda anche agli autobus, raggiungibile da tutte le parti della provincia di Modena. È una scuola nata a Modena agli inizi degli anni 60, una delle, quindi, la più vecchia struttura paritaria della città di Modena, nata come un valido aiuto per le famiglie dove entrambi i genitori lavoravano e c'era bisogno di assistere i ragazzi a 360 gradi da parte della scuola. La nostra scuola sta continuando comunque a lavorare in questo modo. Siamo un'ottima scuola che affianca le famiglie nel bisogno educativo di aiutare i ragazzi nella didattica, ma anche nello svolgimento dei compiti allora quando ce ne fosse bisogno. I nostri punti di forza sono le classi poco numerose e un rapporto diretto studente-docente. E se può girare, l'orario della scuola è quello previsto dal MIUR. Al biennio abbiamo lingua e letteratura italiana, storia, geografia, inglese, spagnolo, scienze integrate, biologia, scienza della terra, chimica, fisica, geografia, diritto, economia aziendale, religione, educazione fisica, per un totale di 32 ore settimanali con un unico rientro pomeridiano. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Nel triennio vengono molto potenziate le materie di indirizzo, quindi aumentano notevolmente le ore di economia aziendale, da 2 ore nel biennio passano a 6, 7, 8 ore nel triennio. L'insegnamento dell'informatica è previsto fino alla quarta superiore
In quinta superiore le ore di informatica non sono previste dal MIUR perché si potenzia di nuovo l'economia aziendale. È per questo motivo che noi abbiamo affiancato il progetto delle CDL che vi spiegherò dopo. I nostri punti di forza, come dicevo prima, sono le classi poco numerose che consentono comunque un ottimo rapporto studente-docente. Questo fa sì che noi riusciamo ad aumentare in maniera considerevole l'autostima dei ragazzi che ci vengono affidati. Dico due parole difficili per una famiglia che non ci conosce, perché ci devono affidare i figli e devono comunque fidarsi del nostro progetto educativo. Però i ragazzi che ci vengono affidati solitamente aumentano di molto la loro autostima e quindi acquisiscono quella sicurezza che gli consente di riuscire da soli a seguire poi pian piano verso la fine del curriculum scolastico il programma didattico con successo. Tant'è che le nostre quinte escono con dei voti mediamente alti, abbiamo dei ragazzi spesso che escono anche insomma con punteggi da 80, 90 e 100. E tutti coloro che decidono di andare all'università hanno sempre ottimi risultati, proprio perché si sono formati, hanno costruito questa autostima e hanno capito che se vogliono possono fare quello che vogliono. Nessuno mai deve dire a un ragazzo non sei in grado di fare una cosa, perché nella vita chi vuole può fare quello che vuole. Tutti hanno gli strumenti per arrivare dove vogliono arrivare. Nessuno ti deve dire mai, dico io ai ragazzi, non sei in grado di farlo, perché se ti impegni ci riesci. Abbiamo poi dei percorsi personalizzati nei quali siamo molto aiutati dalle nostre lavagne, se può scorrere per favore, dalle nostre lavagne, può scorrere ancora per favore, multimediali. Le nostre lavagne, che sono di ultima generazione, possono reperire dal web tutti i, diciamo, tutto quello che la cultura mondiale può offrire alle scuole, alla scuola. In base alla didattica della classe, alla materia che si è scelta, quindi noi possiamo vedere da Benigni che legge la Divina Commedia un corso in inglese sulla BBC. E questo fa sì che le lezioni diventino molto interessanti, interattive e che gli studenti vengano anche proposti esercizi multimediali, quindi la lezione diventa molto vivace. Tutto quello che viene fatto sulle lavagne, dalla lezione didattica degli insegnanti all'esercizio di matematica, all'esercizio di economia, piuttosto che all'esercizio di inglese, o le mappe concettuali delle varie lezioni, vengono salvate su Classroom e gli studenti se le possono scaricare sui loro dispositivi, guardare a casa, rivedere e quindi chiedere agli insegnanti eventuali argomenti che non sono stati ben capiti. Questo è molto utile anche per i nostri atleti. Noi abbiamo tanti ragazzi che fanno sport agonistico e che per motivi sportivi, soprattutto se sono molto bravi e vincono delle gare, a volte possono perdere dei giorni di scuola, ma che non sono persi, perché comunque sono ragazzi che si dedicano con passione e fanno sacrifici per avere anche risultati nello sport. Quindi la scuola li deve, diciamo, aiutare, seguire, non deve essere un giudice di questo fatto perché loro sono assenti e trascurano lo studio perché fanno sport, non è vero. La scuola si deve mettere, diciamo, al loro servizio e per questo con queste lavagne loro, anche quando sono in qualsiasi parte dell'Italia a fare le gare, si possono collegare, scaricarsi le lezioni, venire a scuola già con le cose da chiedere agli insegnanti che eventualmente non sono state capite. E in questo modo con le lavagne riusciamo ad includere molto bene anche i ragazzi BEST, DSA e 104, perché facendo le mappe su queste lavagne i ragazzi a casa le possono scaricare. Le mappe sono già controllate dagli insegnanti, quindi sono mappe che si possono utilizzare nel percorso formativo, educativo e anche nel percorso di studio, sia a casa che in classe. I programmi che seguiamo nelle varie discipline sono i programmi previsti dal MIUR, ai quali noi abbiamo affiancato, se scorre per favore una slide, grazie, ai quali noi abbiamo affiancato dei progetti ai quali teniamo tantissimo, che sono il progetto della lingua cinese, la certificazione delle CDL e la madrelingua inglese. Può scorrere. Il progetto della lingua cinese, ormai la portiamo avanti da 10 anni, è stata una mia volontà, caparbietà e tenacia, perché ritengo che i ragazzi che sono sui banchi di scuola oggi, fra 10 anni, e anche quelli che c'erano ieri l'altro, si stanno confrontando col mondo della Cina dal punto di vista economico, culturale, diciamo sociale, in maniera piuttosto evidente. E perciò credo che una conoscenza della cultura di base di questo popolo e anche di un rudimento
della lingua possa essere un aiuto valido per trovare una collocazione poi nel mondo del lavoro più facilmente. Il percorso di alfabetizzazione informatica internazionale, come si chiama, ECDL, il patentino, se può scorrere, grazie, e è importante per noi perché, avendo la scuola e l'istituto tecnico commerciale previsto il corso di informatica solo fino alla classe quarta, non ci pareva strano mandare dei ragionieri che non avessero delle competenze fino in quinta. Pertanto l'abbiamo inserito già da 15-20 anni questo corso di formazione. Adesso i ragazzi che lo acquisiscono hanno un canale preferenziale nelle multinazionali, perché molte aziende multinazionali già vogliono il patentino dell'ICDL. In più, chi si iscrive all'università per passare dal primo al secondo anno accademico necessita di questo patentino. Pertanto chi se l'è preso a scuola si trova avvantaggiato sotto tutti i punti di vista. Oltre a questo abbiamo una madrelingua d'inglese che affianca i ragazzi se vogliono preparare i corsi per iscriversi all'università straniera oppure per avere una certificazione da presentare alle aziende nel momento del lavoro. Posso andare avanti, grazie. Oltre a questi progetti, che sono progetti didattici, l'Istituto Zanardini propone anche dei progetti trasversali di insegnamento, che sono diciamo l'educazione civica sviluppata in vari punti. Il primo punto è un'educazione alla cittadinanza e costituzione, che promuove fin dalle prime classi la cultura alla legalità insieme alle istituzioni politiche. Questo percorso, che per noi è importante, si basa su tre pilastri: la costituzione e la consapevolezza da parte dei ragazzi e delle ragazze non solo dei loro diritti ma soprattutto dei loro doveri. Lo sviluppo, diciamo così, sostenibile per un'educazione ambientale e l'agenda 2030 e la cittadinanza digitale, che oggigiorno è diventata fondamentale. Oltre alla educazione alla legalità, proponiamo con i vigili urbani il progetto EduStrada per la sicurezza stradale, per promuovere tra i giovani una sicurezza, insomma, la consapevolezza quando si guida di rispettare le norme della strada. Educazione alla legalità viene anche fatta con i carabinieri, giudici, pubblici ministeri che vengono a tenere delle conferenze nella scuola. Viene fatta un'educazione, si parla molto di democrazia, di legalità, e i ragazzi partecipano alla nave della legalità, che è un progetto che tiene vivo, diciamo, la memoria di Falcone e Borsellino per ricordare, diciamo, l'incessante lotta contro tutte le mafie, per renderli consapevoli di questo, anche di questa piaga sociale che la nostra nazione ha da sempre. Insieme alla Banca d'Italia andiamo a delle conferenze sulla educazione finanziaria, conoscere per decidere il progetto che abbiamo seguito, e diciamo così che si studia la moneta e i vari tipi di pagamenti alternativi al contante. Si leggono in classe molti articoli di giornali economici, come può essere Il Sole 24 Ore o altri giornali di rilievo economico, per confrontare quello che a volte si sente dire al telegiornale che succede in alcune aziende con quello che invece si studia sui libri di testo, perché insomma a volte la realtà mette in pista degli argomenti molto, molto interessanti, dei quali si può discutere in classe. Oltre all'educazione finanziaria proponiamo un percorso di educazione alla salute che viene tenuto da specialisti del settore, nei quali noi puntiamo molto sull'educazione alimentare, sull'educazione sessuale e sull'educazione all'affettività. I nostri ragazzi ormai sono poco abituati ai sentimenti e all'affettività, ma pensano che tutto si possa svolgere meccanicamente con un computer, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi invece dei concetti sulla, diciamo, rispetto del proprio corpo e del corpo degli altri, e della propria persona e della propria volontà, e di non farsi mai condizionare su queste cose. In più, sul fatto dell'alimentazione, io credo che sia molto importante che imparino fin da ragazzi ad alimentarsi in modo corretto per avere una salute, intanto, che fa sempre bene, stare bene, non avere problemi di salute, non dover prendere farmaci in età adulta, ma anche per avere un certo ritorno economico, che risparmiando soldi in medicine, secondo me, si può comunque avere la possibilità di utilizzarli in un modo molto migliore. Piuttosto del pacchetto di sigarette, meglio andare a vedere un cinema. Ecco, questa è la mia opinione. E cerco di trasmetterlo con tenacia e con forza,
visto che sono io che seguo il processo, insomma, diciamo, dell'educazione, il progetto dell'educazione alimentare, tanto che per farli mangiare sano ho tolto persino le macchinette delle merendine da scuola. Quindi questo vi fa capire come io insisto su questo punto qua. Oltre a questo abbiamo partecipato con la Barilla all'Agenda 2030, siamo andate dei corsi sullo sviluppo sostenibile dell'alimentazione, dell'agricoltura nel mondo e sul consumo di acqua, sul consumo di territorio e su quanto serve, quanto si consuma di acqua e di territorio per mangiare una bistecca e poi non mangiarla tutta e buttarla via. Insomma, abbiamo cercato di inserire questo progetto e ci piace molto continuarlo nel tempo. Speriamo che il Covid ci consenta ancora di andare in presenza in diverse situazioni, perché per adesso purtroppo online le stiamo facendo, ma non è la stessa cosa. Poi, oltre a questi progetti, abbiamo i progetti che si chiamavano una volta di alternanza scuola-lavoro, che ora sono i progetti per le competenze trasversali. I nostri ragazzi iniziano questi progetti per le competenze trasversali in terza, e cerchiamo sempre di mandarli, diciamo così, da avvocati, commercialisti, li abbiamo mandati in tribunale, alla LAPAM, in aziende, in modo che possano rendersi conto che quello che studiano a scuola e poi sarà quello che gli viene richiesto quando vanno in un'azienda o nell'ufficio commerciale o col commercio con l'estero, o a dirigere le vendite o a tenere un magazzino, insomma, nell'ambito lavorativo che loro dovranno affrontare poi una volta diplomati. Oltre a tutto questo, noi crediamo molto, se può scorrere, grazie. Oltre a tutto questo, noi crediamo molto nella didattica fatta sul posto, perciò fino a che il Covid ce l'ha concesso abbiamo portato i ragazzi ovunque con viaggi di istruzione a breve, lungo e medio raggio. Per me un breve raggio è andare nelle aziende della nostra provincia, per cui li abbiamo portati in Maserati, Ferrari, Ducati, Granarolo, siamo andati nelle acciaiaie, siamo andati nei caseifici e in qualche azienda di moda. E questo per far capire il mondo nel quale loro si dovranno poi inserire una volta diplomati o laureati, perché molti dei nostri ragazzi poi si laureano e anziché andare in ufficio vanno a dirigere magari quell'ufficio. E quindi si rendono conto di quello che li aspetta. Per esempio il ragioniere non è più quello che tiene la contabilità come una volta e come tutti si immaginano, ma se vai in un'azienda magari devi anche sapere organizzare tutti i documenti che servono a esportare il nostro oro nero, che è l'aceto balsamico, che sono documenti diversi a seconda che lo vuoi portare in Germania, piuttosto che in Francia, piuttosto che in Russia. Sono tutte competenze che sui libri di scuola delle volte non si studiano, ma che andando nelle aziende i ragazzi toccano con mano. Quindi queste sono delle gite che a noi interessano dal punto di vista proprio economico. Poi facciamo delle gite dal punto di vista storico, quindi partecipiamo sempre al treno per Auschwitz. Credo che questo sia un ritorno umano ed emotivo molto forte per i ragazzi che riescono a partecipare ed è un'emozione ed è un'esperienza che va sempre tenuta viva nei giovani, perché più si allontana il periodo dell'Olocausto, più bisogna impegnarsi per fare della memoria storica, perché un conto è quelli di 100 anni fa se lo ricordavano, un conto è i ragazzi che non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Poi facciamo sempre sul territorio italiano, abbiamo, non so se voi riuscite a vedere questo studio, ma tutti i manifesti che sono presenti nel mio studio sono gite e mostre e musei nelle quali io ho portato i ragazzi nel tempo. Credo che educare al bello in una nazione come l'Italia sia fondamentale, anche se fai uno studio tecnico. Se ti abitui a vivere nel bello e a vedere del bello, difficilmente sarai una persona trasandata, difficilmente sarai una persona, diciamo così, ti presenterai sempre in un modo diverso, perché vedere delle belle cose e vivere nelle belle cose ti rende poi impossibile stare nel disordine e nelle cose non belle. Poi di queste gite abbiamo fatto la Biennale dell'Arte quest'anno, perché finalmente siamo potuti tornare in gita. L'anno scorso non abbiamo potuto fare uscite dal punto di vista artistico e dal punto di vista letterario. Esempio, quando c'è stato l'anniversario di Leopardi abbiamo visto il film, siamo andati a Recanati e credo che tutti i ragazzi della scuola quell'anno lì sapessero tutto sulla poetica di Leopardi, abbiamo fatto pochissima fatica a insegnargliela. Stessa cosa per D'Annunzio, dove noi tutti gli anni portiamo la quinta a Salò
alla casa di D'Annunzio, in modo che si rendano anche conto di cosa voleva dire per allora il personaggio. Vedendo la casa si capisce molto bene la sua letteratura, quello che scrive, cosa scrive, perché lo scrive. Poi siamo andati a Milano a fare il percorso manzoniano, e non mi viene in mente altro. Poi in Europa invece abbiamo fatto gite molto più consistenti, perché siamo andati a Berlino, li abbiamo portati al Checkpoint Charlie, abbiamo visto dove era il muro, come è caduto, eccetera, eccetera. Siamo andati sulle spiagge dello sbarco in Normandia, quando è stato l'anniversario della Grande Guerra, abbiamo visto il Museo Americano della Guerra, li abbiamo portati alla linea Maginot, al Parlamento Europeo, all'ONU, li abbiamo portati a Parigi, a Madrid, a Berlino, di nuovo a Monaco, poi li abbiamo portati anche in Andalusia, abbiamo fatto tutti i monumenti, diciamo l'Alcazar, l'Alhambra, e facciamo delle gite dove loro hanno potuto lì parlare in spagnolo, e perché in Spagna comunque ci siamo andati diverse volte, lì hanno messo in pratica la lingua. Questo per dirvi che questa è una scuola molto a misura di studente, che affianca le famiglie, che ci affidano i ragazzi e che si fidano del nostro progetto educativo. Io tutto quello che ho detto sono cose che effettivamente vengono fatte a scuola, nel nostro piccolo e con le nostre capacità. Cerchiamo di dare il massimo per ottenere da ogni studente il massimo possibile. Il gruppo docente della scuola Zanarini è all'80% stabile, cioè vuol dire che prende i ragazzi in prima e li accompagna fino in quinta. Qualche insegnante annualmente viene sostituito perché magari si sposta di città o va a fare altre mansioni e non vuole collaborare più con noi, però il grosso, soprattutto delle materie di indirizzo e delle materie più difficili, è diciamo stabile nella nostra scuola, quindi il ragazzo viene preso in quinta e seguito viene preso in prima e seguito fino in quinta. Sì, vogliamo motivare i ragazzi allo svolgimento del lavoro domestico, pertanto il primo mese di scuola osserviamo come loro si comportano, soprattutto in prima e in seconda, e se vediamo che non fanno i compiti perché magari pensano che si facciano da soli, noi li teniamo al pomeriggio a fare i compiti a scuola, così capiscono che da soli i compiti non si fanno, ma bisogna farli proprio scrivendo sul quaderno e studiando delle ore al pomeriggio. E questa è una cosa molto utile, perché se vogliono smettere di fare dei pomeriggi, sanno che a casa devono studiare e fare i compiti, quindi è un'arma a doppio taglio molto convincente. Se invece ci sono dei ragazzi che, pur facendo i compiti, pur impegnandosi, dovessero avere delle materie insufficienti, sono gli insegnanti stessi, o nelle ore del mattino o nelle prime ore del pomeriggio, tipo dall'1:30 alle 2:30, insomma, che fanno dei recuperi quasi individuali per cercare di tenerli al passo coi tempi. Mi rimane da dire, diciamo, il progetto in uscita, il percorso in uscita, e diciamo che siamo molto soddisfatti dei ragazzi che escono dalla nostra scuola. Noi alla fine facciamo una festa all'americana, chiamiamo un DJ, facciamo musica, facciamo un rinfresco, chiamiamo i ragazzi una alla volta, con una persona importante di Modena che viene a consegnare questi diplomi, spesso è venuto l'assessore alla cultura, perché l'abbiamo chiamato come figura istituzionale, e ci piace molto dare il diploma ad ogni ragazzo in mano, commentare quello che sta facendo, quello che non ha fatto, e da quello che si evince, diciamo così, che i nostri ragazzi o lavorano o studiano. Noi abbiamo pochissimi ragazzi che dopo la scuola non riescono a inserirsi nell'ambito lavorativo o universitario. Addirittura quelli che vanno all'università ci vengono a fare i complimenti, perché sono molto soddisfatti della scelta e della preparazione che hanno avuto. E quelli che vanno nel mondo del lavoro lavorano subito, e quindi per noi è una grande soddisfazione, quando facciamo questa festa del diploma, che gli chiediamo cosa stai facendo, sentirci dire: sa prof, lavoro, faccio questo, sono molto soddisfatto, sa prof, sono andato all'estero, ho fatto questo, insomma, è una cosa che a me rende molto contenta. Ecco, poi, perché io dico sempre che tutti gli anni ho 30 figli che fanno l'esame di Stato, e sto bene quando tutti e 30 hanno finito questo esame. I nostri ragazzi quindi alla fine dei 5 anni possono fare nelle aziende gli impiegati amministrativi, possono fare l'agente assicurativo, cioè andare nelle assicurazioni, occuparsi di un ufficio commerciale con l'estero oppure con l'Italia, fare la libera professione del ragioniere, fino a poco tempo fa era consentito con l'esame di Stato, adesso ci vuole la triennale, fare la libera professione del consulente, diciamo, per le aziende, fino a poco fa bastava l'esame di Stato, adesso ci vuole la laurea triennale. Poi possono fare il on-off trade analysis, oppure gli agenti degli acquisti e delle vendite.
Inoltre, i corsi di laurea, diciamo propedeutici per la scuola dell'Istituto Tecnico Commerciale sono economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienza della comunicazione, ingegneria gestionale. E possiamo seguire i ragazzi al bisogno anche nelle discipline universitarie, sia prima per gli esami d'ingresso, sia in itinere se hanno bisogno di qualche consiglio o di qualche sostegno. E ricordo a tutti che la scuola è sempre aperta per l'orientamento. Noi riceviamo le famiglie su appuntamento singolarmente chiamando il numero 338-4207-564, risponde la professoressa Fiozzi, che sono io, e fissiamo un appuntamento, venite a scuola e vedete la scuola. Mi piace anche molto, quando non c'era il Covid, che la gente venisse all'improvviso, senza appuntamento, perché venire a visitare una scuola quando c'è l'appuntamento, sai, non sai mai se i ragazzi li hanno messi in classe, stanno facendo a modo perché in quel momento deve venire qualcuno, o se è la routine. Se uno arriva all'improvviso, a me piace molto di più, perché può comunque pulita i ragazzi su classe che lavorano, e non perché ha preso l'appuntamento, ma perché funziona così tutte le mattine. Grazie a tutti, buona giornata, vi aspetto a scuola. Grazie professoressa Fiazzi, speriamo di tornare presto a un momento in cui si può entrare nelle scuole. Veramente, perché non se ne può più di questa cosa qua. Io comunque ho fatto una diretta, visto? Io ho fatto una diretta. Arrivederci, buona giornata, buon lavoro. A presentare la formazione professionale di cui ha già un po' parlato anche stamattina Narita Contatore con l'OIAL Natascia Schieri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei iniziare ringraziando lo staff organizzativo del Salone, anzitutto, e vorrei anche ringraziare una nostra allieva che ho invitato a partecipare, Alessia. Alessia, ci sei? Ti sei collegata? Sì, prof, eccomi qua. Ciao, ciao Alessia. Benissimo, grazie Alessia ancora. Ti darò la parola più avanti nella presentazione. Ho invitato Alessia perché penso che l'opinione di una giovane o di un giovane allievo molto spesso sia più significativo parlando con i giovani delle tante parole che noi spendiamo, per cui insomma più avanti nella presentazione passerò la parola ad Alessia. Visto il ritardo che abbiamo accumulato sarò molto, diciamo, cercherò di essere sintetica. A me il compito di introdurre per prima il mondo della formazione professionale. Mi presento, sono Natascia Schieri, sono la responsabile della sede IAL di Modena e ci tengo a, come in premessa al mio intervento, a sottolineare come gli enti di formazione professionali lavorino in stretto raccordo con il mondo del lavoro e con le aziende, che sono una parte importantissima dei nostri percorsi formativi. Per cui sono sicuramente dei soggetti da tenere diciamo in considerazione, in alta considerazione, e sono fondamentali. La sede IAL di Modena è una delle due sedi che sono presenti nella provincia di Modena, perché noi abbiamo un'altra sede che è sita e ubicata sulle colline modenesi a Serra Mazzoni. E la scuola di Serra Mazzoni è specializzata nel settore ristorativo alberghiero. Ma veniamo alla nostra, alla sede che io rappresento. E, mi servo delle slide per poter, diciamo così, fare una presentazione, diciamo, sintetica. E, dico alla regia che io non riesco a muovere le slide. Perfetto, adesso sì. Benissimo. Entriamo nel merito dei nostri percorsi. Vi presenterò la struttura macro dei percorsi, ma non entrerò nel dettaglio delle singole materie, perché sennò accumuliamo troppo ritardo. E lascio per un approfondimento una visita presso la nostra scuola e a tutti i servizi di orientamento che noi offriamo alle famiglie e ai ragazzi che hanno bisogno di approfondire la conoscenza della nostra realtà. La sede IAL di Modena offre due percorsi di istruzione e formazione professionale.
che consentono di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro e, oppure, se si cambia idea, consentono comunque di rientrare nel mondo della scuola per conseguire un diploma. Uno dei due percorsi che noi sviluppiamo presso la sede di Modena è in area progettazione e produzione meccanica, mentre il secondo percorso è in area marketing e vendite. Entriamo nel merito delle qualifiche che si ottengono in esito a questi percorsi. La prima qualifica, quindi quella in area meccanica, è un percorso, diciamo, si consegue attraverso un percorso che porta a conseguire la qualifica di operatore meccanico di sistemi. Chi è l'operatore meccanico di sistemi? È un operatore che è in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, anche componentistica idraulica e pneumatica, sulla base di documenti tecnici quali disegni e distinte. Il secondo percorso è un percorso, come dicevo, in area marketing e vendite e conduce alla qualifica di operatore alle vendite. Chi è l'operatore alle vendite? È un operatore in grado di svolgere attività relative al servizio di vendita e post vendita, anche in ambienti virtuali, attraverso il supporto e l'assistenza al cliente, l'allestimento e il riordino di spazi espositivi, la gestione del magazzino e la realizzazione di semplici pratiche e adempimenti amministrativi nel rispetto delle procedure e strategie commerciali previste nel contesto aziendale di riferimento. Quindi in entrambi i percorsi si riproducono tutte quelle condizioni lavorative che andranno a contraddistinguere l'ambiente di lavoro in cui i ragazzi si troveranno ad operare in breve tempo. Come sono articolati i nostri percorsi? I percorsi si svolgono in alternanza scuola-lavoro. Sono previste 350 ore di stage all'anno, svolte in contesti aziendali. Quindi, come dicevo in premessa, noi lavoriamo in stretto raccordo con le aziende. Parte integrante del percorso formativo viene svolto in azienda e per noi quella è una parte fondamentale del percorso, perché i ragazzi in un contesto reale, concreto, continuano a sviluppare le competenze che noi abbiamo, diciamo così, introdotto nei nostri laboratori, e nelle aziende continuano questo percorso di crescita. Quindi i nostri percorsi si svolgono, come dicevo, in azienda per 350 ore all'anno e le restanti 650 ore, perché 1000 ore è la durata di un percorso annuale, vengono svolte nei nostri laboratori, nelle nostre aule in sede. Le ore che vengono svolte presso la scuola, nei laboratori, sono suddivise tra le competenze culturali di base e le competenze, le materie di tipo tecnico-professionale. Tra le competenze culturali di base ci sono le materie che caratterizzano le competenze culturali di base, che sono appunto l'italiano, l'inglese, scienze, informatica, storia, diritto, matematica e geometria. E le materie scientifiche sono, in funzione del profilo professionale di riferimento, sono naturalmente legate ai processi lavorativi del profilo professionale. Qual è il peso delle due materie? Per noi, che siamo quindi un ente di formazione professionale, le competenze, le materie tecnico-professionali rivestono un ruolo fondamentale, rappresentano circa il 50% delle ore che vengono erogate a scuola, perché noi siamo la scuola del fare, noi siamo la scuola che ha come obiettivo formare competenze pratiche, che sono diciamo la base di una professione, per consentire ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro, ok?
Quindi durante, diciamo, nello strutturare i nostri percorsi, noi adottiamo modalità didattiche interattive, laboratoriali, esperienziali, e la parte di training on the job è fondamentale, perché è lì che si mettono in campo competenze di tipo tecnico, ma anche competenze legate all'essere, al sapersi rapportare. E quindi ci terrei a sottolineare che nell'ambito dei nostri percorsi noi dedichiamo molto tempo ai nostri ragazzi e soprattutto cerchiamo di accompagnarli in un percorso di crescita che riguardi sia la persona che la persona come nella sua crescita, nel momento che comunque sono ragazzi giovani e devono imparare a lavorare in gruppo, devono imparare a rapportarsi. Quindi abbiamo cura sia del lato, diciamo così, più educativo e legato alla persona, sia al lato professionale. Quindi diciamo che questi due aspetti vengono curati in contemporanea. Il carico di lavoro dopo la scuola per noi, diciamo, noi non, normalmente non richiediamo un impegno post scolastico, perché la parte prioritaria del percorso deve svolgersi a scuola e deve svolgersi nelle aziende, per cui non viene richiesto di lavorare in autonomia a casa da soli. Dunque, come passando concretamente all'orario scolastico, quindi data l'articolazione del percorso, noi organizziamo la presenza a scuola con un riferimento orario di 30 ore a settimana, normalmente dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì, e occasionalmente impegniamo dei pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30 per progetti particolari o per attività di riallineamento. E, naturalmente, quando si va in stage, i ragazzi si allineano agli orari di lavoro dell'azienda che li ospita, e quindi naturalmente diciamo che l'impegno orario sarà differente e sarà equiparabile a quello di un lavoratore. Chi può iscriversi a questo tipo di percorsi? A questi percorsi possono iscriversi i ragazzi minorenni che hanno frequentato un primo anno di scuola superiore e i ragazzi che in ritardo scolastico hanno conseguito la licenza media inferiore. Nel primo caso il percorso durerà 2000 ore, come ho anticipato, ed è sviluppato su due annualità. Nel secondo caso il percorso durerà 3000 ore e sarà sviluppato su tre annualità. E quindi, portando a sintesi, nel caso in cui vi fosse la necessità di procedere con una selezione per l'ammissione ai percorsi, il criterio da considerare è l'età, quindi un'età compresa tra i 15 e i 18 anni nell'anno in corso, l'ordine di arrivo della domanda, la scuola di provenienza, quindi se è una scuola di tipo tecnico o una scuola di tipo professionale, e l'esito del primo anno di scuola. Quindi se il ragazzo o la ragazza ha frequentato un primo anno di scuola ed è stata scrutinata sia con esito positivo o negativo, questi ragazzi sono prioritari nella immissione all'interno dei percorsi. Quali sono gli sbocchi professionali? Li ho anticipato in fase di avvio della mia presentazione. Sicuramente i ragazzi, a termine, una volta raggiunta la qualifica, quindi a termine del biennio, possono decidere di inserirsi nel mercato del lavoro, e posso dire che i nostri ragazzi trovano lavoro attraverso le nostre esperienze di stage quando si propongono in maniera positiva. Quindi o attraverso l'esperienza di stage, o comunque attraverso la rete di relazioni con le aziende che noi abbiamo, oppure possono decidere di rientrare nel sistema scolastico, nel caso in cui avessero cambiato idea strada facendo
e volessero reinserirsi nella scuola per conseguire un diploma. Un'ulteriore alternativa che possono avere all'interno della nostra sede di Modena, per chi si è iscritto al corso di operatore meccanico di sistemi, è quello di proseguire nel percorso, negli studi, iscrivendosi al diploma professionale che conduce alla qualifica di tecnico nella gestione e manutenzione di macchine e impianti. Una figura professionale molto ricercata nel mondo del lavoro e che può trovare ampio impiego in maniera trasversale rispetto a diversi settori economici. È un percorso che ha una durata di 1000 ore, avviene sempre in alternanza scuola-lavoro, 500 ore di stage, 500 ore di laboratori che si alternano nell'anno attraverso diversi periodi che vanno a, diciamo così, a susseguirsi. Noi, come dicevo, partiamo dalla persona, cerchiamo di accogliere i ragazzi e assecondare i loro interessi e assecondare le loro qualità anche nell'affrontare il percorso. Per cui stiamo attenti nell'adattare la didattica alla persona e per i ragazzi che hanno una certificazione legge 104 possiamo riservare 180 ore di tutoraggio nell'ambito di un anno scolastico. E, passando alla slide successiva, volevo condividere le date che noi abbiamo dedicato ad Open Day e attività di orientamento rispetto ai nostri percorsi, quindi noi siamo disponibili ad accogliere quindi richieste di approfondimento di informazioni, quindi attività e iniziative di orientamento, sia in videoconferenza su prenotazione, sia in presenza, accogliendo le famiglie e i ragazzi che vorranno visitare la nostra sede direttamente in sede, mostrando i nostri laboratori, mostrando concretamente la nostra realtà. Prevediamo Open Day a partire dalla fine di novembre, proseguire dicembre e gennaio. Esiste già un calendario che è quello che potete visualizzare, prevediamo di stabilire altri appuntamenti a gennaio. I nostri contatti per informazioni e per prenotazioni è la segreteria organizzativa, quindi sono il numero di telefono della sede di Modena. Prima di passare la parola ad Alessia, che ci racconta cosa dicono di noi, chiederei alla regia, a FEM, di mostrare il video sull'operatore meccanico di sistemi e l'addetto alle vendite, che sono una sorta di visita guidata, tour virtuale nelle nostre sedi. Per cui, se è possibile mostrarlo. L'operatore meccanico di sistemi è in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici anche con componentistica idraulica e pneumatica, sulla base di documenti tecnici quali ad esempio i disegni meccanici. Siamo nel laboratorio di lavorazione meccanica dello IAL. In questo laboratorio prepariamo i nostri ragazzi alla vita lavorativa, quindi qui facciamo tutte quelle lavorazioni di tipo meccanico, partendo dalle lavorazioni tradizionali, quindi con macchine automatiche o semiautomatiche, tornio, fresa, fresatrice, trapani a colonna, trapani di vario tipo, fino ad arrivare a delle lavorazioni più complesse con questo tipo di macchina, che è una macchina a controllo numerico a tre assi. Buongiorno, ci troviamo nel laboratorio di montaggio meccanico dello IAL di Modena, dove formiamo i nostri ragazzi al montaggio meccanico di macchine automatiche. I ragazzi, alla fine del ciclo scolastico, sono in grado di assemblare macchine automatiche sia sotto l'aspetto elettrico, meccanico e pneumatico. Eseguiamo anche i collaudi secondo i cicli di montaggio
che possibili clienti possono fornire, e di conseguenza anche andiamo a verificare le non conformità del prodotto per fare in modo che la nostra macchina possa poi eventualmente essere marcata CE se fossimo in un ambiente di lavoro. Elettropneumatica, qui i ragazzi si preparano al mondo del lavoro, lavorano con impianti di pneumatica e elettrotecnica, partendo da semplici impianti civili fino ad arrivare a impianti industriali. Possiamo dare la parola ad Alessia, che siamo eccomi qua. Prof, c'è il microfono disattivato. Infatti, allora, dicevo, potete visualizzare, chi è connesso può visualizzare il video che permette un tour virtuale del percorso nell'area vendite direttamente sul nostro sito, quindi andando a visitare il nostro sito, la parte dello IAL di Modena, e lì potrete entrare a scuola attraverso questi video. Alessia, grazie per la tua pazienza e la tua partecipazione. Io, a quel dicono di noi, vorrei chiedere a te la tua opinione, e vorrei chiederti perché un ragazzo o una ragazza dovrebbe scegliere IAL al momento di decidere che cosa fare dopo la scuola media. Beh, prof, per me sinceramente lo IAL è molto accogliente, i docenti sono molto disponibili, quando abbiamo bisogno di un aiuto o un consiglio i prof sono sempre disponibili e ci aiutano anche abbastanza. Poi vabbè, io sono ormai da tre anni nella vostra scuola, prof, che a me piace tutto in generale, come ho fatto, cioè io all'inizio non sapevo neanche cos'era il montaggio, grazie a voi ho iniziato a, come dire, a scoprire, sì. Ecco, ho dimenticato di dire che Alessia, dopo aver conseguito la qualifica di operatore meccanico di sistemi, si è iscritta al diploma, quindi come tecnico nella gestione e manutenzione di macchine e impianti, a riprova del fatto che la meccanica non è solo una materia per uomini, ma è una disciplina, è un'area di competenze che si sposa molto bene assolutamente anche a personale femminile, per la precisione di cui sono capaci le donne. È vero, Alessia? Che non sei da meno. Bene. Sì, in quarta, infatti, come ci hanno un po' spiegato, è molto più complicato rispetto agli altri due anni, però è bello. È un percorso di crescita. Grazie, Alessia. Prego, prof. Grazie mille, Alessia. Io dico, confermo la disponibilità ad accogliere famiglie e ragazzi che hanno bisogno di approfondire, che hanno voglia di approfondire, contattateci e noi saremo a vostra disposizione per fare chiarezza e per spiegarvi chi siamo, cosa possiamo fare per voi. Quindi passo la parola al collega della CDR. Sì. Cioè la città dei ragazzi, grazie Natascia. Prego, grazie a voi. Per questo passaggio sul fatto che anche le ragazze possano affrontare percorsi come la meccanica, come insomma, quelli solitamente che si pensano per i maschi, non è affatto vero. E quindi do la parola alla città dei ragazzi, da ECA Marco Russo. Buongiorno, dunque, eccomi, mi si vede? Sì, perfetto. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'occasione, grazie per
le presentazioni dei miei colleghi che mi hanno preceduto. Mi chiamo Marco Russo, sono progettista e direttore di Città Ragazzi, che è un centro di formazione professionale che è accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di percorsi nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. Ringrazio Natascia che ha detto già alcune cose che avrei detto anch'io, quindi tenterò di essere veramente veloce perché ormai è l'ora della pasta asciutta. Quindi inizio il mio intervento con quel messaggio che pensavo di dirvi alla fine, ovvero venite a visitarci, prendete un appuntamento con noi per visitare il nostro centro, per visitare la Città dei Ragazzi, i nostri laboratori e conoscere i nostri insegnanti. Noi siamo disponibili a prendere appuntamenti sulle esigenze dei genitori, ovviamente, e durante tutto il periodo scolastico, diciamo che se venite adesso potete eventualmente sfruttare questi mesi prima delle vacanze di Natale, insomma, per poter visitare il centro e magari affrontare il momento delle prescrizioni con un po' più di, diciamo così, di consapevolezza. Detto questo, molto velocemente io vorrei presentarvi la Città dei Ragazzi e i percorsi a qualifica che noi diciamo proponiamo ai nostri studenti. La Città dei Ragazzi ha una storia molto lunga perché è nata nel 1947 e già da allora è nata proprio come mission, con la mission di poter insegnare ai giovani del territorio un mestiere che fosse utile ai ragazzi stessi, ma fosse anche utile alle aziende del territorio. E come diceva Natascia, anche la Città dei Ragazzi ha un collegamento fortissimo con quello che è il mondo imprenditoriale e produttivo. E proprio anche in questi ultimi giorni noi costantemente siamo in contatto con gli imprenditori, i quali ci dicono che hanno il grossissimo problema che la manodopera gli manca e non riescono a trovare ragazzi o giovani che hanno voglia di mettersi in gioco per portare avanti le loro aziende e per inserirsi nei loro organici. Quindi la Città dei Ragazzi si rivolge appunto a dei ragazzi che hanno la voglia di entrare nel mondo del lavoro, diciamo così, in tempi abbastanza brevi. Detto questo, come ha detto la mia collega, ricordo che sono percorsi che consentono comunque, volendo, un rientro anche nella istruzione pubblica. Quindi un ragazzo che svolge 2 anni un percorso biennale a qualifica presso il nostro ente può comunque, qualora gli venisse voglia di continuare il percorso nell'ambito scolastico, rientrare insomma, nel percorso della pubblica istruzione con un inserimento al quarto anno di una scuola professionale e quindi eventualmente proseguire avanti via via eventualmente anche proprio fino a un percorso universitario, come ad esempio alcuni nostri ex allievi hanno fatto. I percorsi durano 2 anni, durano 3 anni invece se vostro figlio non ha concluso, terminato il primo anno di una scuola superiore di provenienza. Per accedere bisogna avere 15 anni per poter iscriversi ai percorsi biennali. Abbiamo da un paio di anni invece anche la possibilità di un'iscrizione direttamente dalla terza media con 14 anni a un percorso sperimentale che si chiama percorso propedeutico orientativo, che è un percorso che consente una scelta, consente di posticipare, diciamo, la scelta della qualifica l'anno successivo. È un percorso che permette
provarsi, di provare tante esperienze laboratoriali proprio in funzione della scelta delle qualifiche che si possono scegliere nell'anno successivo. Qua vado avanti perché è tardi. Io vorrei soltanto dirvi che la Città dei Ragazzi possiede molti laboratori che consentono appunto una didattica esperienziale nell'ambito fondamentalmente dei settori della meccanica, dell'impiantistica elettrica civile industriale e dell'autoriparazione. Abbiamo 18 laboratori attrezzati e consentono, diciamo, di sviluppare le singole tutte le capacità e le conoscenze, insomma, necessarie per poter confrontarsi col mondo del lavoro nel modo migliore. La prima qualifica di cui vi parlo è quella dell'operatore meccanico, che è una qualifica molto richiesta dal territorio, sul territorio, diciamo, dalle aziende del territorio. È una qualifica. Diciamo così, è una professione che consente di andare a operare e a lavorare nell'ambito delle officine metalmeccaniche, quindi tutto quello che è il mondo della produzione di componentistica metallica, diciamo così, viene espletata tramite l'utilizzo di macchinari, che sono macchine utensili, torni, frese, stampanti 3D, diciamo, questo sono anche macchinari di nuova generazione che stanno venendo avanti. I ragazzi hanno proprio la possibilità, come vedete dalle foto, di fare pratica in maniera individuale e di mettersi in gioco, insomma, e imparare, imparare tutti quelli che sono le fasi di lavorazione di una lavorazione meccanica, dal disegno fino alla realizzazione vera e propria del pezzo, fino al controllo del pezzo e al collaudo del pezzo. Qui vedete che i ragazzi possono anche, avranno la possibilità di imparare anche i processi di saldatura metallica, altra figura estremamente richiesta dal mercato del lavoro. Ecco, io quello che vorrei dirvi è che quando si parla di figure che lavorano nell'ambito delle officine, noi abbiamo spesso, magari nell'immaginario nostro, l'idea di luoghi che sono un po' sporchi, un po' rumorosi, però in realtà questo è un'immagine che sta diventando un po' datata, perché ormai, diciamo, l'avanzamento tecnologico ha portato le officine meccaniche che attualmente operano sul territorio, sono tantissime, ad avere più l'aspetto proprio di laboratori, sono quasi puliti come degli ospedali. Quindi noi dobbiamo pensare che i nostri ragazzi, che i vostri ragazzi avranno la possibilità di diventare dei tecnici specializzati in ambienti anche che danno, insomma, proprio soddisfazione lavorativa, sia dal punto di vista dell'attività, ma anche dal punto di vista, perché no, non guasta, dal punto di vista economico. Il disegno tecnico è un altro aspetto molto importante che verrà insegnato ai ragazzi. In teoria queste slide devono andare avanti da sole. Ecco, passiamo al prossimo. La prossima qualifica è quella di operatore di sistemi elettrico-elettronici, che è una qualifica che consente di apprendere, diciamo così, nozioni, competenze e capacità che permettono di lavorare nell'ambito dell'automazione industriale. Quindi stiamo parlando di tutte quelle realtà industriali che all'interno hanno dei macchinari automatizzati per la fabbricazione. Possiamo ad esempio pensare all'ambito ceramico, quindi tutta quella che è l'automazione che movimenta le piastrelle all'interno del processo produttivo. Possiamo pensare ad esempio all'ambito della lavorazione delle carni, possiamo pensare all'ambito biomedicale, insomma, dove ci sono macchinari
dove vengono costruiti i macchinari per la produzione e il confezionamento dei medicinali. Diciamo che il nostro territorio è un territorio molto ricco di industrie che richiedono appunto queste figure specializzate. I ragazzi impareranno a lavorare su tutte quelle che sono le parti di automazione, quelle parti in movimento, i cilindri, le parti elettromeccaniche e le parti elettriche che comandano appunto gli impianti industriali. Qui vediamo i nostri ragazzi intenti a lavorare e a imparare a esercitarsi, quindi si va dall'impiantistica elettrica all'elettronica. La prossima qualifica, che era la terza di cui volevo parlare, è quella di operatore di impianti elettrici. Quindi qua si parla di lavoro dell'elettricista sostanzialmente, quindi l'elettricista che è quella figura professionale che va a lavorare nei cantieri civili legati all'edilizia e predispone tutte le apparecchiature elettriche che consentono a un edificio, insomma, di funzionare, di essere illuminato e di avere le prese di corrente. Anche qui vedete i ragazzi che hanno la possibilità di lavorare in maniera individuale sulle proprie tavole. Come diceva la mia collega in precedenza, tutti i nostri percorsi, che durano un totale di 1000 ore per ogni anno, sono composti da dei periodi di alternanza scuola-lavoro, che nel complesso del 2000 ore, cioè dei 2 anni di percorso di studi, raggiungono un totale di circa 700 ore. Quindi parliamo di vari mesi che i ragazzi trascorrono all'interno delle aziende per poter mettere in pratica le conoscenze che hanno acquisito all'interno dei nostri laboratori. L'altra qualifica di cui vi volevo parlare è quella di operatore meccanico, del meccatronico dell'autoriparazione, che è diciamo così, la figura che lavora nella manutenzione delle autovetture, quindi è il famoso meccanico da cui andate quando vi si rompe qualcosa sulla macchina. Anche qui i ragazzi hanno la possibilità di lavorare proprio in un'officina in modo tale da acquisire tutte le abilità necessarie per diventare un manutentore di autovetture. Vedete i ragazzi che lavorano sui motori anche di motociclette. Hanno la possibilità di lavorare in un ambiente che ricrea al 100% proprio le caratteristiche di un ambiente lavorativo. Quindi diciamo questo gli consente di arrivare nei periodi di alternanza scuola-lavoro con quella sicurezza e con quella preparazione necessaria a, diciamo così, ad affrontare il periodo di alternanza scuola-lavoro con le migliori condizioni. Da quest'anno abbiamo un nuovo percorso di studi, di cui vorrei velocemente accennarvi, che è l'operatore dei sistemi elettrico-elettronici per la mobilità elettrica. Quindi abbiamo fondamentalmente creato un ibrido dei due corsi che già abbiamo e in questo percorso i ragazzi hanno la possibilità di cominciare a capire come funzionano i veicoli elettrici che stanno sempre di più prendendo piede nella vita, nella quotidianità. Ormai se andate in un qualsiasi concessionario vedrete che le vetture elettriche cominciano a essere proposte sempre più spesso dai concessionari. Ecco, mancano completamente le figure professionali in grado di poter lavorare su questo tipo di autovetture, che nel giro di qualche anno diventeranno probabilmente anche maggioritarie all'interno del parco macchine. Quindi noi stiamo proprio lavorando, abbiamo iniziato un percorso per proporre una qualifica
che consenta ai ragazzi, cominciando dai veicoli più semplici come possono essere i monopattini, monocicli o comunque gli overboard o questi oggetti che tra l'altro i nostri ragazzi conoscono molto bene, cominciano un percorso per arrivare a mettere, diciamo così, le mani sulle vetture elettriche che diventeranno sempre più importanti all'interno, diciamo, della quotidianità di tutti noi. Quindi, ripeto, esiste un grossissimo fabbisogno di questo tipo di figura professionale, che noi sappiamo non esiste ancora nessuna scuola che o nessun ente di formazione sul territorio, ma in generale, non dico soltanto a Modena, ma anche in regione, che ha cominciato questo tipo di percorso. Arriveranno, perché ovviamente dove c'è un'esigenza del mercato, del lavoro, poi è necessario che le istituzioni e le istituzioni formative diano una risposta. Noi abbiamo cominciato e quindi se a qualcuno potesse interessare cominciare a entrare in questo mondo e diventare un operatore che lavora all'interno di questo settore, ecco, questo potrebbe essere il percorso che fa per lui. Il primo anno propedeutico, ve ne ho accennato prima, è un percorso orientativo di un anno che non vincola a una scelta di qualifica, e infatti i ragazzi hanno la possibilità di fare vari laboratori, oltre che laboratori, diciamo così, di meccanica, di impiantistica e sulle autovetture, facciamo anche laboratori di ristorazione e di punto vendita, in modo tale che i ragazzi possano anche scegliere alla fine dell'anno propedeutico di andare non necessariamente in città dei ragazzi a proseguire il percorso, ma eventualmente anche in altri enti di formazione del territorio, che può essere lo IAL dell'Emilia Romagna, lo IAL di Modena, oppure il Nazareno di Carpi, o anche lo IAL di Serra. Questi sono ragazzi del propedeutico che l'anno scorso hanno fatto dei laboratori di montaggio e di cucina. E con questo io vi saluto, perché è veramente molto tardi, con le foto dei nostri ragazzi. Io vi invito, volevo dirvi l'ultimo dato che volevo darvi è che dopo 6 mesi la qualifica, dai nostri rilevamenti, l'85% dei ragazzi lavora, una parte importante ritorna nei percorsi di studi, ed eventualmente possono anche iscriversi al percorso di quarto anno di specializzazione. Io vi invito a chiamarci per prendere un appuntamento ed eventualmente fare un giro della scuola. Vi ringrazio. Grazie Marco, grazie anche per aver, come dire, sintetizzato molto, perché insomma siamo arrivati un po' lunghi con i tempi. E direi che insomma abbiamo dato una buona panoramica, comunque tutto è registrato e sarà caricato sul sito di FEM, e quindi si può rivedere e lo potranno vedere anche chi stamattina non ha potuto partecipare. E ci salutiamo e ci diamo appuntamento oggi pomeriggio per l'ultimo gruppo di scuole della città di Modena, delle scuole superiori della città di Modena. Grazie a tutti. Chiedo a FEM di chiudere il collegamento.